l'incontro dedicato sostanzialmente alla qualità dei nostri centri storici. Quello che possono fare i pubblici esercizi, quindi ovviamente l'iniziativa è di FIPE e Confcommercio, per due parole che hanno una loro positività, identità e attrattività. Identità perché fare in modo che i centri storici continuino ad essere quello che sono, attrattività ovvero essere in grado di essere sempre più frequentati, di portare sempre più persone, non solo per il turismo ma anche per chi nelle città vive. I cambiamenti in peggio, i peggioramenti diciamo più sgradevoli sono quelli che avvengono piano piano sotto i nostri occhi quando quasi non ce ne accorgiamo, ed è il rischio che sta segnalando FIPE per la qualità appunto dei nostri centri storici. Tutto questo dipende anche da alcune scelte amministrative e legislative sulle quali andremo a discutere questa mattina, ma cominciamo però con un saluto di Carlo Sangalli che quindi adesso deve alzarsi e raggiungerci. Grazie per l'invito, ed è, credetemi, un grande piacere aprire i lavori di questa assemblea della FIPE. E poi la voglio dire così, in maniera molto semplice ma è convinta. Mi fa piacere che si tenga questa assemblea qui nella nostra sede a Roma, perché lo ricordavo nell'ultimo consiglio, noi abbiamo intestato qui delle sale, e questa è la sala che si chiama Giuseppe Orlando. E secondo me queste sale, guardate, non devono rimanere delle sale fredde, delle sale spoglie, vorrei dire delle sale mute, perché insomma il passato non soltanto ci deve sempre riguardare, ma il passato, credetemi, per chi è impegnato in una mondo come quello che noi rappresentiamo, molte volte ci parla, e ogni volta che mi capita tra le mani una vecchia relazione o una intervista di qualche mio predecessore illustre, io rimango sempre stupito da quanto ci sia da imparare. Siamo davvero, credetemi, dei nani e sulle spalle di giganti, e vediamo più lontano, non perché abbiamo Kegel, ma grazie a chi ci ha preceduto. E allora io ho letto recentemente un intervento che il presidente Giuseppe Orlando, il presidente a cui è intestata questa sala, tenne proprio al quarantennale della FIPE, intitolato questo quarantennale anche in un modo abbastanza creativo. Il titolo era Dioniso dell'ospitalità, un bel titolo, un titolo anche importante, un titolo certamente significativo. Era il 1985, e a margine poi di quell'evento, alla domanda di un giornalista, che era questa la domanda, una domanda che tante volte noi presidenti ci sentiamo ripetere spesso: ma per quale motivo io mi devo iscrivere all'associazione, per quale motivo mi devo iscrivere alla Confcommercio? Orlando rispose così: non ci muoviamo nella logica della difesa di interessi gretti. Noi consigliamo, suggeriamo, stimoliamo i nostri operatori per far sì che abbiano più potere sul mercato. Ecco, questo per me è ancora un
manifesto sul senso del nostro lavoro, sul senso del nostro impegno politico-sindacale, sul senso del nostro stare insieme. Ed è in questo passaggio che io interpreto anche il contributo di FIPE alla nostra confederazione. Un contributo, guardate, che se il vostro presidente, il mio Micolino, me lo consente, io vorrei declinare, e sarò velocissimo perché i saluti devono essere brevi, sarò velocissimo, in 4 punti precisi. E li vorrei elencare questi quattro punti, dando, come dire, un nuovo anagramma alla parola FIPE. E il primo punto è la F di Food in Italy. Food in Italy è un'espressione che mi aveva colpito e che io mi ero segnato quando voi avevate tenuto, e Lino ne aveva parlato, la vostra assemblea all'Expo di Milano. I pubblici esercizi sono la superficie commerciale più diffusa, la vetrina più grande ed efficace dei prodotti alimentari made in Italy. Ecco perché food in Italy. Che poi a pensarci bene non sono soltanto i prodotti alimentari, ma basti pensare a quanto conta anche l'arredamento nei locali, anche questo è un altro valore importante. I pubblici esercizi generano un valore per i prodotti italiani che certamente va oltre al consumo sui loro tavoli, un valore turistico, ma anche commerciale e persino industriale. E allora voglio sottolineare, ecco, il ruolo turistico, anche perché vedo in sala tanti imprenditori della realtà balneare che rappresentano un esempio e convincenze di accoglienza, di qualità, di professionalità, che stanno vivendo una situazione di inaccettabile incertezza, e perdere queste esperienze imprenditoriali di consolidata professionalità significa, secondo me, far male al turismo e soprattutto far male al nostro paese. Questo per quanto riguarda la F. La I e poi la I di innovazione. Il vostro è un settore fortemente tradizionale, dove la prossimità fisica, la tangibilità del consumo è certamente ineludibile, non si mangia e non si beve online. Eppure è un settore, come dire, fortemente in movimento. Proprio questo settore, infatti, ha sperimentato sulla pelle tutti i cambiamenti della digitalizzazione e della globalizzazione, dall'esplosione dei ristoranti etnici all'impatto della reputazione online, dai servizi a domicilio alle nuove forme di concorrenza sleale, dallo street food agli show televisivi. Non compete, guardate cari amici, non compete a me approfondire questi temi. Quello che io intendo dire è che questo è uno dei settori che, volente o nolente, è cambiato e ha saputo cambiare di più. Infatti non è un caso che abbiamo fatto 2 e non 1 manuali di innovazione delle bussole, il bar e il ristorante. Ed è un settore che ha saputo maturare facendo maturare tantissimi imprenditori, perché non dimentichiamoci che i pubblici esercizi rimangono una vera e propria palestra imprenditoriale, sono scelti dalla gran parte dei giovani che decidono di fare impresa. Arrivo al terzo punto, la P è il peso, intendo il peso
di FIPE nella nostra confederazione in termini di imprese associate, ma anche il peso dei pubblici esercizi sui territori. I pubblici esercizi sono luoghi di socialità e il primo biglietto da visita dei centri storici, e come già introduce il tema di questa assemblea. La loro capillarità ne fa un sistema imprenditoriale che sostiene il turismo di massa, ma anche la vitalità, che sostiene anche la vitalità dei piccoli centri. Quanti paesi sono nati intorno al bar e alla chiesa? Io, guardate, consentitemi questo passaggio personale, io sono nato in un piccolo paese e finita la messa tutti si andava al bar. Quando eravamo giovani cercavamo la cioccolata, adesso che siamo cresciuti di poco, ma siamo cresciuti, insomma prendiamo il caffè. E non di rado per il paese molte volte contava di più il bar, non me ne voglia il sindaco di Lecce, contava di più il bar del municipio. Vabbè, ma per noi le città, ed è stato questo, vedete, secondo me, il senso anche dell'accordo che noi abbiamo fatto con ANCI per rivalità e per rivitalizzare i centri storici con canoni di affitto agevolati per le attività commerciali. Per noi, dicevo, le città sono la spina dorsale d'Italia e i pubblici esercizi, ecco, la dico così, sono spesso il cuore della città, sono le luci che si spengono per ultime e i presidi più sani di una socialità che non si perde e che non si deve assolutamente perdere. Anche a questo proposito, ecco, arrivo e chiudo al quarto punto, la Edifipe. In questo anagramma che ho tentato significa per me etica. E l'etica parte sempre dalle persone, dagli uomini. Il primo uomo a cui mi riferisco è innanzitutto il presidente di questa federazione, un amico. Un amico per me prezioso, ma anche una personalità straordinaria, simbolo del fare impresa di successo e di una dedizione unica e di una dedizione unica alla nostra organizzazione. Allora anch'io, unendomi a questo applauso convinto, ti voglio dire grazie, Carolino, per quello che tu hai fatto, per quello che fai e per quello che continuerai a fare. Ma il mondo dei pubblici esercizi, proprio perché sono così pubblici, frequentati, aggreganti, ha sempre un valore sociale. E gli esempi di tanti imprenditori di questa categoria sono a dir poco trascinanti, perché così in vista. E allora chiudo questo mio breve intervento dicendovi e facendo un passaggio del quale io mi sento profondamente onorato ed orgoglioso. Io non so se voi avete letto l'intervista di lunedì allo chef Parisi, proprietario del ristorante Era Ora di Napoli. Questo giovane imprenditore si è opposto al pizzo fai da te di tanti sbandati che in certi luoghi vedono nella illegalità un modello di vita. Ed Era Ora è diventato così,
non solo il nome di questo ristorante del nostro giovane imprenditore, e anche l'espressione era ora che si sono detti, sono convinto mentalmente l'altra mattina, tanti dei nostri imprenditori, ristoratori e non leggendo il Corriere della Sera, era ora che si raccontasse la storia di un giovane imprenditore che ha avuto grandi maestri da Marchesi a Ducasse e poteva stare anche all'estero, ma ha voluto tornare nel suo paese senza rassegnarsi a quello che non vi funziona. È una storia unica che ne richiama tante altre, le storie diverse di tanti uomini e donne che sono qui oggi, che hanno un'etica, che hanno spirito imprenditoriale, che nel tempo hanno fatto la storia di questa federazione e della nostra confederazione, cambiando anche il volto di questo paese. Grazie. Grazie, grazie caro Sangalli. Ha fatto anche un po' arrossire Stoppani. Di tutti questi argomenti parleremo poi nel corso della mattinata con gli ospiti che vedete con me al tavolo, con il sindaco di Lecce Paolo Perrone e ovviamente con Nino Stoppani, con il sindaco di Firenze Adriano Nardella e il presidente della SIAE Filippo Sugar. Il ministro Franceschini ci dovrebbe raggiungere durante la mattinata, abbiamo anche la senatrice, dovrebbe raggiungere il nostro tavolo, la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, ve la nomino per ultima perché dovrà liberarsi da alcuni impegni di aula e quindi ovviamente la attendiamo con fiducia, ma appunto sappiamo che ha anche questi altri impegni. Dicevamo prima, oltre ai tanti spunti che ci ha già dato nel suo saluto, caro Sangalli, diciamo prima dei peggioramenti più gravi sono quelli che vengono sotto i nostri occhi senza che quasi ce ne accorgiamo perché è un pezzettino per volta. Chi ha messo tutto in fila, ha fatto bene i conti per farci vedere in un colpo solo qual è stato il peggioramento, quindi della qualità e dell'attrattività dei nostri centri storici e l'ufficio studi della FIPE e quindi diamo la parola a Luciano Sbraga che ci illustrerà questi dati. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, sarò estremamente rapido. Magari se la regia. Ecco, perfetto. Per fare quest'indagine ci siamo ispirati ad un lavoro che è stato presentato qui qualche mese fa proprio dall'Ufficio Studi di Confcommercio. Ringrazio per questa ispirazione Mariano Bella, che credo sia in sala. Che cosa? Noi ovviamente presentiamo dei numeri, e dei numeri spiegano soltanto una parte delle cose, poi ci sono anche immagini che raccontano l'altra faccia della medaglia. Ma vado subito al dunque. Allora, che cosa abbiamo fatto? Anche qui non ci siamo limitati a contare gli esercizi, perché spesso facciamo questo come mestiere, ma ci siamo mossi lungo altre due dimensioni. Una è la dimensione, della tipologia delle attività. E quindi non solo quanti esercizi, ma quali esercizi, l'altra la dimensione territoriale, o meglio la dimensione urbana, quindi dove gli esercizi si insediano. E quindi l'abbiamo fatto insieme ad Union Camere Sicamera, che ringrazio di cuore per questa collaborazione, e ci siamo focalizzati su 21 comuni di grandi e medie dimensioni. Perché sappiamo che lì sta avvenendo il grosso della trasformazione per una serie di pressioni, da quella antropica legata al turismo anche molto a volte poco sostenibile, dove in questi comuni ci sono 10 milioni di persone, il 16% della popolazione italiana e 48.000 imprese del nostro settore, ossia il 18% del totale. Abbiamo diviso quest'analisi osservando che cosa avviene all'interno dei centri storici e che cosa avviene nel resto del tessuto urbano, quello che abbiamo indicato con quella NCS. Allora, intanto la prima cosa, una prima foto dall'alto, quindi guardiamo il paese in questi 8 anni, dal 2008 al 30 giugno del 2016. Che cosa vediamo? Almeno tre evidenze importanti. La prima, i pubblici esercizi in questi comuni, a livello, scusate, nazionale Italia, crescono in questi 8 anni di sofferenza, di congiuntura difficile, di recessione, crescono dell'8%. E questo è un primo dato su cui dovremmo riflettere. Il secondo punto è che cresce soprattutto quella che noi abbiamo definito ristorazione take away, la ristorazione senza servizio.
mentre dall'altra parte c'è un calo del mondo dei bar. I bar evocati dal presidente Sangalli poco fa, questo cuore pulsante dei piccoli centri come dei grandi, sono in sofferenza, ma poi vedremo che dentro c'è una trasformazione. Il bar diventa qualcosa d'altro, non è più il bar che noi conoscevamo, no, 10 o 15 anni fa. Stringiamo il campo di osservazione e dividiamo i nostri 21 comuni dal resto del paese e vediamo intanto un'altra cosa. Nei grandi comuni si accentua la contrazione del numero dei bar. È un fenomeno più forte e sembrerebbe che la ristorazione take-away, cioè senza servizio, e quella con servizio. E qui parliamo di pubblici esercizi, mentre se parliamo di tutto dobbiamo allargare. Spesso noi usiamo la parola servizi di ristorazione perché sappiamo che dentro questo mondo ci sono anche non pubblici esercizi ormai. Vediamo all'apparenza che sembra che si muovano in parallelo. Se poi entriamo ancora dentro, e lo vedete da qui, scopriamo che nei centri storici si allarga la forbice. Più 41% i takeaway, più 25% la ristorazione con servizio e meno 10 bar. Quindi, guardando dentro le città, nel tessuto, vediamo che il fenomeno di questi locali ridotti all'osso, quelli che noi abbiamo definito scarnificati, cioè senza servizio, crescono in modo poderoso. Andando ancora avanti, ma qui mi spiego, è un fenomeno, quello della crescita degli esercizi, che riguarda soprattutto il sud. In questi 21 comuni vedete che su 9, che stanno al di sopra della media, almeno 6 appartengono al mezzogiorno. Allora, la prima considerazione, che in qualche modo fuga o confuta l'ipotesi secondo la quale al crescere delle imprese di un settore corrisponde la crescita di benessere, questa è una tesi confutata. Primo perché i consumi in questi 8 anni, nel nostro settore non sono cresciuti, è un settore che ha avuto una contrazione moderata, ma ce l'ha avuta. Oggi siamo più o meno sui livelli di 8 anni fa, e soprattutto al sud la recessione è stata al quadrato, una recessione elevata almeno al quadrato. Quindi, quando crescono le imprese, non possiamo, e qui lo dico anche a chi si occupa di comunicazione, pensare che sia un indicatore di salute di un settore. In questo caso, vedete, al sud spesso è un indicatore di volontà di crearsi un'occupazione, un posto di lavoro. Andando avanti, vedete ancora come tra centro storico e non centro storico, anche qui ci sono comuni del sud, soprattutto nel centro storico, ma balzano alla ribalta i comuni del nord, i grandi comuni del nord, da Milano in primis, ma anche Firenze, e qui c'è il sindaco Nardella, ma lo stesso per Bologna, e poi c'è il dato di Napoli. La densità è mostruosa. Per chi dovesse dire che questo è un settore che vive di rendite di posizione, noi vediamo che ci sono 224 abitanti per impresa. Siamo in Europa uno dei paesi a più alta densità di imprese in questo settore. Siamo al secondo o al terzo posto. Quindi veramente settore estremamente competitivo. E chiudo davanti un po' di fretta perché recupero un po' di tempo. Abbiamo tentato poi un confronto, guardando dentro, mettendo in parallelo la ristorazione con servizi e quella take away, e vediamo che ci sono quella forbice che nella media dava 41 contro 25. Quando entriamo dentro i comuni, vediamo che è esplosiva, per esempio a Milano, più 114 take away a fronte di più 48 la ristorazione con servizio, ma vediamo anche a Napoli 61 contro 15 o a Torino 64 contro 37. Quindi queste ipotesi, queste formule take away stanno spopolando. Vado sui bar, quel fenomeno bar è un fenomeno che va osservato. Io sono rimasto sorpreso quando ho visto quel dato sui bar, ho detto c'è qualche errore, c'è un problema dentro i numeri. Mi sono confrontato con i colleghi di alcune città, mi hanno confermato che il bar si sta trasformando, non riesce più ad essere semplicemente bar, ormai è qualcosa di più perché è schiacciato anche da queste formule sempre più appunto scarnificate. Chiudo per dire: primo,
Qual è l'epilogo di questi pochi dati? Il primo, i pubblici esercizi continuano a crescere, quindi fanno eccezioni i bar, e questo è un primo dato, nonostante una congiuntura estremamente sfavorevole. C'è la voglia di fare imprese in questo settore, spesso anche con tassi di insuccesso elevatissimi, perché si apre e si chiude, il turnover è impressionante, e quindi bisogna impegnarsi su questo. Secondo, crescono soprattutto le attività senza servizio, come abbiamo visto, e il fenomeno è particolarmente intenso nei centri storici. Quali sono le cause? Noi diamo una lettura, non è una lettura tocca alcuni aspetti, ce ne saranno altre di ragioni. Una, la prima, ormai siamo dal lato della domanda di fronte a una destrutturazione del modo di mangiare che è spaventosa. All'anglosassone si mangia sempre, dappertutto, e in ogni occasione, quindi non abbiamo più colazione, pranzo e cena, queste per cui si trovano occasioni diverse. Questo dal lato della domanda, ma c'è un problema dal lato dell'offerta. E qual è il problema? È che le attività, i costi opportunità per fare imprese in questo settore stanno cambiando, gli equilibri, diventa insostenibile gestire le locazioni commerciali all'interno dei centri storici delle città per fare attività di servizio, con servizio. Si pensi per esempio agli oneri di gestione alla TARI, che è ancora commisurata alla superficie, e fa riferimento quindi a un mondo che non c'è più, che è quello pensando che un locale più ampio produce più rifiuti di maggiore metratura, quando non è vero che sia così. E secondo, conviene fare piccoli locali perché non c'è personale, si scarica tutto all'esterno, quindi le cosiddette esternalità negative, avendo una piccola superficie, senza personale, senza servizio, scaricando tutto verso l'esterno. Ecco, abbiamo detto, penso che il dibattito affronterà questi aspetti. Io vi ringrazio. Grazie davvero moltissimo a Sbraga per questi numeri chiari già per loro, ma poi anche per le ultime considerazioni che ha fatto, che ci portano a identificare le determinanti di tipo amministrativo, legislativo, economico, tributario, che stanno all'origine di questi fenomeni negativi di cui abbiamo sentito parlare. Soprattutto abbiamo capito che ci sono molti casi in cui si punta sull'eliminazione del servizio di parte del lavoro e quindi apparentemente si hanno dei risparmi, ma questi risparmi gestionali in realtà vengono scaricati sulla collettività e particolarmente sulle amministrazioni cittadine. Per mettere ancora più a fuoco, diciamo, l'analisi, quindi anche il messaggio, chiamiamolo politico, che vogliamo dare su questi argomenti, il Presidente della FIVE con la sua relazione, Rino Stoppani, prego. Buongiorno, innanzitutto mi tocca un preliminare doveroso ringraziamento a tutti per la vostra attenzione e la vostra partecipazione, un ringraziamento particolare agli ospiti, rappresentanti istituzionali e a coloro che valorizzeranno la loro presenza con un contributo sul tema dell'assemblea di oggi. Tra l'altro questi ospiti sono moderati da Giuseppe De Filippi, che è certamente giornalista del TG5, ma anche socio onorario di FIPE, vista l'anzianità di servizio nel ruolo e nella funzione. Il presidente Sangalli, anche per frequentazione dei pubblici esercizi, il peso lo dimostra, esatto. Il presidente Sangalli, nel suo sentimento, ha espresso i sentimenti che mi indirizza sempre con la intensità che mi onorano, mi confortano, mi commuovono, ma la E che lui ha declinato non vale per etica, ma per quanto mi riguarda vale come esagerazione. Però li portiamo a casa e sono soprattutto indirizzati anche alla federazione che ho la responsabilità di rappresentare. Poi abbiamo voluto coinvolgere due sindaci, Dario Nardella e Paolo Perrone, rappresentanti di città che costituiscono dei case history molto interessanti sull'argomento all'ordine del giorno di oggi. Tra l'altro li accomuna una sfortuna, che è quella che le loro città, cioè Firenze e Lecce, esprimono due vicepresidenti FIPE, Aldo Cursano e Maurizio Pasca, a cui sono affezionato e riconoscente per il loro qualificato impegno, insomma. Aspettiamo poi la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, speriamo che arrivi, perché è la promotrice di un interessante disegno di legge di cui poi dirò nella mia relazione. Poi la presenza di Filippo Sugar, presidente della SIAE, che è il rappresentante della musica italiana, dalla quale è stato addirittura concepito, vero Filippo? Abbiamo insieme traffici comuni, ovviamente leciti, perché la musica è una componente dei nostri menu.
Aspettiamo poi il ministro Dario Franceschini, non ha bisogno di presentazioni, rappresenta un ministero delicato ed importante per noi e per il nostro paese. Ci ho premesso, l'assemblea di quest'anno affronta un aspetto particolare del differenziato valore sociale dei pubblici esercizi, approfondendo il ruolo che si svolgono per l'identità e l'attrattività dei luoghi, in particolare dei centri storici e dei borghi, coniugando a temi connessi che riguardano la vivibilità, la sicurezza, la sostenibilità e più in generale la fragilità del patrimonio culturale, storico ed ambientale dell'Italia che sappiamo essere unico al mondo. Con questo obiettivo però non possiamo inizialmente non rivolgere un commosso pensiero ai borghi devastati dal sisma dello scorso 24 agosto, con le tragiche conseguenze che conosciamo, che ha interessato persone, famiglie, imprese, alcune delle quali oggi qui presenti. Il Paese in queste occasioni riesce sempre ad esprimere i suoi migliori valori, con la solidarietà, la vicinanza, la generosità e il concreto aiuto alle popolazioni che piangono vittime e che vedono stravolta la loro esistenza. Anche la Federazione, ma ancora di più sostanziosamente Concommercio, si è attivata con alcune iniziative di aiuto e per quanto ci riguarda siamo impegnati a realizzare alcuni moduli bar da collocare nelle zone terremotate in collaborazione con le locali nostre associazioni, con la convinzione che anche un piccolo gesto come quello di un caffè al bar possa contribuire a ricostruire il senso di una comunità. Rinnoviamo per cui a queste persone i sentimenti di cordoglio e di solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma e approfondisco adesso il valore sociale dei pubblici esercizi, che non significa però minore considerazione verso gli altri valori del settore, a partire da quelli economici, che rimangono rilevanti perché importanti sono i dati di fatturato, 80 miliardi di euro, di valore aggiunto, 39 miliardi di euro, di imprese attive, 300.000 imprese, e oltre che di occupati, circa 1 milione di persone. Abbiamo voluto invece caratterizzare questo valore identitario ed attrattivo perché le trasformazioni che stanno interessando i centri storici rischiano di snaturarne e di qualificarne le funzioni, con la conseguente perdita di valori sociali, culturali, storici e turistici, di cui sono da sempre espressione. Il ministro onorevole Dario Franceschini, che aspettiamo da tempo, porta avanti correttamente. Ecco, Buongiorno, ministro. ministro. Guardi, onorevole Dario Franceschini, l'ho appena citata e stavo facendo il passaggio che la riguardava, dicendo che il ministro da tempo porta avanti correttamente un concetto di turismo sostenibile, attento cioè alla particolarità, alla conformazione, alla storicità e alla fragilità del nostro territorio, che va tutelato e protetto, anche selezionando il tipo di offerta turistica, più attenta cioè alla qualità che alla quantità dei flussi, perché non può permettersi invasioni, stress o stravolgimenti vista la delicatezza dei contesti. Tra questi, la vivacità e la trasversalità dei centri storici, con le botteghe, i commerci, i bar, i ristoranti, le edicole, gli angoli appartati che stanno per scomparire, sostituiti da mini market per la vendita esclusiva o prevalente di alcolici, rivendite di cianfrusaglie spesso orribili, artigianato alimentare con prodotti non tradizionali, caldarostai fuori stagione, pub improbabili, occupazioni esterne disordinate e scoordinate rispetto al contesto, rivenditori abusivi di merci false, insegne fantasiose o esteticamente impresentabili. I centri storici delle nostre più belle città e delle località minori, ridotti cioè ad una informe poltiglia turistico-commerciale di indubbia identità, con uno sconsolante sfruttamento affaristico che sta cancellando il nostro passato, compromettendo anche la bellezza dei luoghi. Cercare il responsabile è inutile, perché non risolverebbe il problema, anche se sul tema gli enti locali hanno le loro colpe, perché sono i soggetti che disciplinano il settore, rilasciano le autorizzazioni, decidono i cambi di destinazione d'uso, emanano regole circa l'arredo e il decoro urbano, controllano il territorio. Le colpe però sono anche degli altri, partendo dal legislatore che non ha saputo combinare al meglio le scelte sulle liberalizzazioni con un ordinato sviluppo delle città, tra l'altro previsto dalla stessa direttiva comunitaria sui servizi, sottovalutando l'impatto socioambientale che gli insediamenti commerciali comportano, in quanto profondamente connessi al tessuto urbano. Oggi sono in molti a
ad interrogarsi sulla incapacità del mercato di autoregolamentarsi e sulla conseguente necessità di riappropriarsi di strumenti di governo sul territorio basato su criteri di sostenibilità e sulla rivalutazione delle specializzazioni, contrastando il processo inverso che sta caratterizzando il settore dei servizi commerciali, orientato alla despecializzazione, nella quale tutti fanno tutto, o meglio, tutti sanno fare poco di tutto. L'ondata di lenzuolate e di liberalizzazioni delle attività commerciali e artigiane ha inciso poco sui diritti dei consumatori, ma molto invece sulla qualità dei nostri centri storici, suggerendo ad alcune amministrazioni, coraggiose e lungimiranti, di introdurre vincoli per salvaguardare l'identità delle città, articolando limitazioni di orario o regolamentando sia gli insediamenti che le merceologie dei prodotti vendibili o somministrabili. Si tratta di ordinanze che non hanno ancora solida base normativa, che le metta al riparo dall'azione della giustizia amministrativa, ma che costituiscono segnali positivi, raccolti anche da governo e forze politiche. A riguardo va sostenuto il disegno di legge che vede relatrice la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, con il quale si introduce il concetto di eccezione culturale rispetto al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche, consentendo cioè di valutare la congruenza tra le attività commerciali e l'identità del tessuto storico e culturale. Viene anche previsto un piano di gestione che imponga vincoli all'insediamento e allo svolgimento di attività che non siano in grado di preservare o valorizzare non solo il patrimonio monumentale, ma quella fitta rete di valori culturali, intangibili ed immateriali legati alle tradizioni, agli usi e ai costumi. Oppure ancora lo schema del decreto legislativo in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione SCIA, silenzio assenso, comunicazione, il cosiddetto provvedimento SCIA 2, che introduce la norma che attribuisce ai comuni la possibilità, sentite regioni e sovrintendenze competenti, di vietare o limitare determinate forme di commercio nei centri di particolare pregio storico e artistico per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di mobilità, collegati in modo particolare al consumo di alcolici. Alcune immagini di città come Venezia, Firenze, Roma o Milano, mete del turismo internazionale, sono la testimonianza del degrado e della perdita di identità dei luoghi a causa della indiscriminata apertura di attività commerciali, artigiani, di servizi fuori contesto urbanistico e storico-artistico. E anche i dati che abbiamo appena presentato danno evidenza della moltiplicazione all'interno dei centri storici di attività a basso contenuto di servizio che, oltre ad abbassare la qualità turistico-commerciale, producono effetti di contesto sempre meno sostenibili. Non si vuole ingessare o impedire lo sviluppo del sistema commerciale del Paese, ma richiedere una sua minima regolamentazione che combini libertà di impresa con i principi della direttiva servizi, salvaguardando simboli e valori che hanno per noi anche una fortissima valenza economica perché sono i brand dei territori. Non vogliamo e non possiamo chiuderci nei riguardi della presenza di nuovi modelli di offerta, in particolare delle catene della moderna ristorazione, che rappresentano un arricchimento dell'offerta e rispettano le regole del gioco, ma per ogni attività è necessario il rispetto del principio della sostenibilità con locali adeguati che non producono solo esternalità negative. Stesso discorso per le occupazioni di suolo pubblico, per le quali si apprezza l'impegno di governo e del Ministero dei Beni Culturali in merito alla semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica. È un tema caro alla Federazione, che dei tempi del decreto cultura, cioè dal 2013, sostiene l'importanza che i DEOR dei pubblici esercizi rivestono per l'offerta turistica, richiedendo la loro valorizzazione. Si registra con soddisfazione che lo schema di DPR, con il regolamento relativo alla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata all'esame del Parlamento, semplifichi correttamente le procedure, eliminando l'obbligo di parere della sovrintendenza per gli elementi di arredo a basso impatto, cioè tende, pedane, ombrellone e, aggiungerei anche, sedie e tavolini, mantenendo invece l'obbligo per quelle più invasive e ad alto impatto come per una veranda. È dunque necessario e urgente riprendere la funzione di programmazione qualitativa all'insediamento delle attività commerciali nei centri storici, perché la situazione è grave,
con centri urbani spesso degradati e dequalificati, con problemi di sostenibilità socioambientale, come gli effetti della mala movida dimostrano, con lo sviluppo di patologie gravi, l'alcolismo o ludopatie, con professionalità svalorizzate e qualità della vita, sicurezza, igienicità, con forti criticità, oltre alle tensioni concorrenziali, anche per l'arrivo di incontrollate attività di street food o di sharing economy. Le colpe però sono anche nostre, operatori commerciali del turismo, esercenti, commercianti, albergatori, tassisti e della proprietà immobiliare che ruota intorno all'ospitalità, che devono comprendere che non si può continuare a sfruttare strade, piazze e monumenti solo per il proprio esclusivo tornaconto, perché il male presenta sempre il conto in termini poi di disaffezione e fuga del turista, oltre che di qualità della vita dei cittadini. Come federazione quindi ci sentiamo coprotagonisti del progetto di rilancio del paese nel nome della sua bellezza, condividendo e sostenendo la buona politica, l'imprenditoria e coloro che si stanno caricando questo gravoso impegno. C'è bisogno di tante cose, partendo da una diversa sensibilità verso il patrimonio che abbiamo ereditato, dalla cura dei luoghi, intesa non solo come attenzione ma anche come prevenzione del degrado e degli abusi di qualsiasi natura. Il modello economico basato sulla crescita dei consumi sta cambiando, e non solo per la crisi, ma anche perché il tempo libero sarà sempre più una ricchezza e l'Italia dovrà essere in grado di offrire ai turisti, sempre più numerosi, colti ed informati, non solo un posto bello da vedere, ma anche bello da vivere. È necessario ricercare inclusione e partecipazione attiva al progetto di rilancio del Paese, replicando anche esperienze positive come l'Arbonus, che ha raccolto a settembre 2016 121 milioni di euro di contributi privati, combinando le difficoltà del bilancio pubblico con gli interessi e i vantaggi fiscali per cittadini e imprese, promuovendo sensibilità verso l'azione di recupero e tutela del patrimonio storico e artistico. Inclusione significa che non è più sufficiente prendersi cura solo di un monumento, ma che la cura deve essere estesa a tutto il territorio circostante, considerando la bellezza come una priorità da difendere, proteggere e valorizzare come bene comune. Il piano strategico del turismo sta facendo a riguardo confortanti passi in avanti, grazie anche al qualificato costruttivo contributo di tutti gli attori della filiera del turismo, FIPE compresa, chiamati a confrontarsi e ad individuare priorità, aspettative e strategie da trasformare in azioni coordinate ed efficaci per far emergere le formidabili potenzialità del nostro Paese. A proposito, il piano strategico del turismo, mi sia consentita, rispetto al tema del convegno che parla dei centri storici, una digressione solo apparente, che riguarda la grave situazione degli stabilimenti balneari, che vivono da troppo tempo una situazione di grave incertezza che rischia di affossare un settore di 30.000 imprese normalmente piccole e di medie dimensioni, con oltre 100.000 addetti, che costituiscono un'eccellenza del nostro turismo. Senza approfondire i contenuti tecnici che ritengo noti riguardo a questa vicenda, sul settore incombe, come ha già detto bene il Presidente Sangalli, una seria minaccia che costituisce anche un tipo di emergenza di tipo economico e sociale, oltre al rischio di distruggere un'eccellenza della nostra offerta turistica. Riteniamo che un sistema che mette in relazione durata della concessione e livello degli investimenti non sia coerente con il principio di sostenibilità su cui deve fondarsi il nostro turismo, come peraltro ben indicato dal piano strategico che ho citato. L'auspicio è che si proceda velocemente verso la riforma, i cui strumenti legislativi sembrano ormai definiti, legge delega del governo e decreti attuativi, che vada nella direzione di tutela anche delle imprese esistenti, che costituiscono un avviamento anche per il Paese, facendo uscire il comparto dall'attuale inaccettabile precarietà, rinnovando al SIB, il sindacato italiano balneari, qui presenti anche con il suo presidente Riccardo Borgo. Oltre a questo sindacato esprimiamo vicinanza e solidarietà, oltre all'impegno e l'appoggio deciso e convinto anche dalla federazione, oltre alla stessa Confcommercio, come ha ben precisato il Presidente Sangalli nel suo intervento. C'è bisogno quindi di recuperare la storia del nostro Paese, superando anche l'eterno presente a cui ci condanna l'abuso della tecnologia, che ci impedisce spesso la narrazione del nostro passato, almeno nella misura che merita. È inutile inoltre avere cose belle da mostrare se non si è in grado di accogliere i visitatori del mondo nel modo corretto,
oppure se i prezzi non sono giusti o trasparenti. Va rafforzata anche la cultura dell'accoglienza, e questo è un invito che faccio soprattutto alla nostra categoria, fatta dei veri valori delle nostre professioni, che deve andare insieme alla cura dei beni e del territorio, oltre che ad un'efficace attività di comunicazione unica, coordinata, mirata e tarata sulle nostre possibilità. Se al bello poi aggiungiamo il buono, ecco il ruolo del turismo nella filiera enogastronomica, di cui il modello del pubblico esercizio italiano, diffuso e di qualità, è l'elemento caratterizzante. Infatti, molti piccoli paesi, spesso dimenticati o sconosciuti, sono diventati famosi proprio grazie alla presenza di ristoranti di qualità che li hanno fatti diventare mete turistiche. Gli esempi sono così tanti da disegnare una carta gastrogeografica dell'Italia con paesi e frazioni stellate al posto delle città, seguita dal folto gruppo dei gourmet che danno notorietà a questi luoghi, che apprezzano la cosiddetta cucina del territorio, che valorizza i prodotti e le ricette locali, favorendo quindi un'economia locale attenta alle tradizioni, alla genuinità, alla stagionalità, alla tipicità e sviluppando benefici diffusi. Da sempre sosteniamo, non sempre ascoltati, il valore dei pubblici esercizi come strumento di valorizzazione del Food in Italy, che ha citato anche il Presidente Sangalli, come fattore di integrazione sociale, di diffusione di corretti stili di vita che partono da una sana ed equilibrata alimentazione, di valori cioè che vanno oltre la rilevante componente economica di cui ho già dato i numeri essenziali. Il settore è cresciuto e sta crescendo anche nella considerazione e nella sua reputazione. I meriti sono di tanti soggetti, partendo da Expo, che ha saputo concentrare sui temi della nutrizione le migliori intelligenze del mondo, chiamate a ragionare sugli eccessi, sugli sprechi, sulle diversità, sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle produzioni, mettendo al centro l'uomo con i suoi valori, i suoi bisogni, le sue abitudini, riconoscendo l'Italia autorevolezza, credibilità, competenza ed esperienza per essere un riferimento qualificato a livello internazionale. Anche i nostri operatori hanno fatto la loro parte, trascinato dal movimento dei nostri grandi cuochi, qui abbiamo Alice oggi, apprezzati, stimati e valorizzati ovunque, che offrono insieme alla rete di pubblici esercizi un riferimento virtuoso di competenze, qualità, applicazione, passione, ricerca e varietà nella valorizzazione della cucina italiana. Ricordiamo che la cucina è il secondo fattore di scelta dell'Italia come destinazione turistica da parte degli stranieri ed è il primo motivo per il quale poi vi ritorno. Anche per questo, da qualche tempo la politica ha capito la sua importanza per la valorizzazione del paese, della sua filiera agroalimentare, atteggiamento che ha portato il Premier Renzi recentemente ad anticipare la volontà di estendere, se fosse stato possibile, già nella legge di stabilità 2017, i bonus fiscali sugli investimenti migliorativi anche al nostro settore. Già la sola dichiarata buona intenzione è segno di un grande passo avanti nella considerazione verso il settore, a volte in passato maltrattato e dimenticato anche per colpe proprie. Aver superato la diffidenza e il pregiudizio è già un valore, un grande merito del nostro settore, che ha saputo trasmettere finalmente i tanti valori economici, sociali, culturali, gastronomici e promozionali che invece lo caratterizzano, diventando finalmente degno di un progetto di incentivazione fiscale finalizzato a migliorare l'offerta anche per rafforzarne le potenzialità di formidabile strumento di marketing del paese. Il mondo ha fame di italiano, titolava un recente articolo di Marco Gasperetti pubblicato sull'inserto Il bello dell'Italia del Corriere della Sera. Non solo per la musicalità della sua lingua, per la sua diffusa bellezza, per la sua millenaria cultura, ma anche per la sua storia enogastronomica. Comprendiamo, anche se non condividiamo, i vincoli di bilancio che hanno poi impedito l'estensione degli incentivi anche al nostro settore già dal prossimo anno, castigando quindi aspettative ed esigenze inderogabili, perché il settore ha bisogno di urgenti investimenti migliorativi, che le difficoltà di accesso al credito e la bassa produttività / redditività delle imprese rallentano, ma un nuovo percorso sembra avviato e affidiamo con rispetto la nostra delusione anche con le necessità del settore al ministro Franceschini e ai parlamentari presenti. Anziché le anticipazioni del premio si trasformano in provvedimenti di sostegno settore che alzerebbero la qualità dell'offerta e alimenterebbero un effetto moltiplicatore con benefici allargati. Da parte nostra dobbiamo solo meritare questa nuova e lodevole attenzione
con serie argomentazioni e comportamenti coerenti nella gestione delle nostre imprese, tralasciando improvvisazione e investendo sulla qualità, nel senso giusto ed ampio del termine. Il rapporto poi tra città e tempo libero non ha una valenza riconducibile solo alla qualità della vita dei residenti, ma assume sempre più una connotazione turistica e di stimolo del pensiero creativo, dove persino le notti bianche diventano elemento integrativo dell'offerta turistica, anche per dimostrare che talvolta si vende la veglia anziché il sonno, coniugando buoni locali, buon cibo, corretto divertimento e anche buona musica. È un fronte molto delicato, che interessa la popolazione, soprattutto giovanile, che frequenta nella fascia serale o notturna i nostri locali, in particolare le discoteche, dove la responsabilità, e aggiungo anche l'etica, come ha precisato il Presidente Sangalli, deve essere un valore essenziale dell'imprenditore. Il rispetto della legalità e il contemporaneo incremento dei livelli di sicurezza all'interno e in prossimità dei locali, prevenendo e contrastando ogni illecito, è una priorità anche per la Federazione, che trova confortante e di grande significato l'accordo SILBE, cioè del Sindacato Italiani Locali d'Appallo, con il Ministero degli Interni, che si pone lodevolmente proprio questi obiettivi. Una ragione in più per ridare slancio anche al ruolo della musica, che nei pubblici esercizi e nelle discoteche ha trovato spesso ispirazione e facile palcoscenico per nuovi artisti, offrendo opportunità per coltivare potenzialità e tendenze artistiche, rafforzando la sua funzione culturale, che il primo Nobel della letteratura 2016 a Bob Dylan ha solo confermato. I pubblici esercizi, con o senza musica, sono anche espressione della civiltà di un paese, perché favoriscono dialogo, convivialità, socializzazione, conoscenze, idee, che sono il collante della nostra civiltà, consolidato in comunità che hanno saputo trasferire nel tempo i valori dello stare insieme, dell'amicizia, del rispetto degli altri, valori combattuti da chi evidentemente ha un'altra visione del mondo. I fatti di Parigi al riguardo hanno dato segni inequivocabili e preoccupanti anche nella loro drammaticità. È messo in discussione un modo di vivere che dobbiamo cercare di difendere e valorizzare non solo per gli interessi che genera, ma anche per i valori sociali, culturali, sociali, antropologici che ci sono consolidati, partendo da comunità che hanno fatto della bellezza e della convivialità a tavola due riferimenti della qualità della vita. Ecco perché qualsiasi progetto di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, monumentale e paesaggistico non può prescindere dalla contemporanea tutela del pubblico esercizio italiano in senso lato, parte integrante di un sistema di vita e di valori che deve continuare a mettere al centro l'uomo. Grazie. Grazie Presidente Stoppani, avete sentito davvero, sono tantissimi gli spunti che abbiamo ricevuto in questa prima parte della mattinata e di cui adesso ci andiamo ad occupare nella tavola rotonda per provare a svilupparli e magari proporre anche qualche soluzione innovativa anche rispetto a quello che ci è stato detto. Avete visto anche quanto è complesso il quadro legislativo per provare a sbrogliare la questione del peggioramento della qualità dei nostri centri urbani. Sono fatti riferimenti a vari livelli legislativi, molto importante quello nazionale con la proposta di legge sull'eccezione culturale e partiremo proprio da qui nella nostra discussione. C'è però anche il quadro legislativo europeo e poi succedono anche cose un po' strane, perché adesso in questo momento credo si stia votando in Campidoglio, discutendo in Campidoglio, per non applicare invece la direttiva europea sul commercio ambulante, sulla presenza del commercio nelle strade, e quindi anche lì si va ulteriormente a complicare il quadro. E poi c'è un'esperienza, partiamo da lì, come quella del sindaco di Firenze Nardella, che ha provato a anticipare, diciamo così, il quadro legislativo nazionale riguardo all'eccezione culturale, però anche nel suo sforzo a Firenze, naturalmente poi ci sarà bisogno di un supporto nazionale. Partiamo da qui, prego. Sì. Bene, grazie, grazie per questo invito, sono molto felice di essere qui, e ho accettato proprio per l'argomento che mi interessa molto e del quale ho avuto modo di parlare più volte, sia con il ministro Dario Franceschini, anzi, alcune delle ipotesi, dei progetti sono nati proprio in occasione di qualche conversazione, incontro con il ministro a Firenze e poi anche con il presidente Sangalli, con cui ci siamo visti a Milano di recente. Presidente, lei ha ancora un debito per una visita a Firenze, se lo ricordi c'è accanto Cursano che deve stare dietro.
Allora, io sono felice che la FIPE abbia de deciso di dedicare a questo argomento così specifico questa riunione e sottoscrivo dall'inizio alla fine, lo dico, anche perché in altri casi invece ci sono stati anche elementi di disaccordo, ma quando si è d'accordo bisogna dirlo e bisogna anche praticarlo, la relazione che ha fatto il Presidente Stoppani. Finalmente ci rendiamo conto che questo tema del commercio nei centri storici non è più un tema marginale a Cenerentola, sta diventando un argomento centrale per molti motivi. Anzitutto perché ci siamo resi conto, e lo studio di stamattina ce ne ha dato prova, che noi veniamo da quasi 20 anni di smantellamento del sistema di regole nel commercio. Io confesso che quando vi fu la deregulation del Salva Italia di Monti non ero in disaccordo con la liberalizzazione degli orari, perché le abitudini delle persone, penso soprattutto, io ho una famiglia con 3 figli, mia moglie lavora, mia moglie può spesso andare a fare la spesa la domenica al supermercato. E quindi vi ponevo questo tema. Ma attenzione, il sistema di smantellamento delle regole ha portato via tutto, e quello degli orari forse non è il caso più eclatante. Dalla deregulation del 1998, le lenzuolate del ministro Bersani, che però i tassisti sono riusciti abilmente ad evitare, fino al decreto Salva Italia di Monti, oggi non c'è più niente da regolare. E qui non perché io voglia cercare l'alibi per i comuni o i sindaci, credo che l'amico Perrone sia d'accordo con me. Il presidente Stoppani diceva ci sono responsabilità anche dei comuni, è vero. Oggi però, sia chiaro, io non posso evitare, stando alle leggi che abbiamo oggi in Italia, non posso evitare la chiusura di un negozio di artigianato, di un ristorante di qualità e l'apertura di un centro meccanizzato di vendita di spaghetti sotto, come si dice, sotto, insomma, quelli fatti sotto atmosfera, in atmosfera modificata. Ecco, non ci sono più licenze, non ci sono più poteri a livello di regolamentazione del commercio. Un sindaco oggi è nudo, nudo. Attenzione, un sindaco furbo, furbetto, potrebbe dire: bene, così almeno non danno la colpa a me, mi levo la responsabilità e la darò all'Unione Europea, alla globalizzazione, cioè. Noi vogliamo avere la responsabilità di governare questa roba, perché in questi 20 anni di smantellamento del sistema delle regole è passato un equivoco micidiale, e cioè abbiamo ritenuto che il principio sacrosanto della liberalizzazione della concorrenza possa essere applicato a qualunque settore dell'economia. Non è così. Se c'è un settore dell'economia che invece ha bisogno di condividere poche ma chiare regole, è proprio quel settore che interagisce con tutti quei fenomeni di cui ha parlato Stoppani, cioè il turismo, la tutela dei centri storici. Perché se siamo d'accordo che un pubblico esercizio non svolge solo una funzione banalmente commerciale, ma svolge anche una funzione sociale, di presidio sulla qualità, di presidio sulla sicurezza, di professionalizzazione, di valorizzazione del lavoro come fattore produttivo. Se siamo d'accordo che si va oltre il semplice confine dell'attività commerciale, cioè di vendere un caffè, beh, allora non siamo più solo nel campo della economia dura, pura, che è quella che si applicherebbe alle grandi multinazionali o alle grandi industrie. Siamo in un campo di economia che si intreccia con la socialità, che si intreccia con la cultura, che si intreccia con la sicurezza. E qui non voglio neanche scomodare l'articolo 41 della Costituzione, che comunque dice che la libertà economica non va mai esercitata in contrasto con l'utilità sociale. E utilità sociale non vuol dire, come dire, socializzare i profitti, o non vuol dire reintrodurre un sistema di repubblica socialista sovietica, vuol dire proprio avere la consapevolezza che ci sono una serie di attività, e gli esercizi pubblici sono questo, non a caso si chiamano pubblici, perché hanno una finalità che è legata alla comunità nella sua interezza. A Firenze, voi avete visto i numeri. A Firenze negli ultimi 10 anni hanno aperto 260 minimarket. 260 minimarket. L'80% nel centro storico, area UNESCO della nostra città, senza che noi potessimo dire nulla.
Nulla, nulla di niente. Certo, devi rispettare le normative in materia di lavoro, di igiene pubblica, ma sul fronte autorizzatorio non puoi fare nulla. Cosa ha portato questo? Ha portato ad uno svilimento dell'anima della città, come in tutte le grandi e piccole città d'Italia. Perché quando parliamo di centri storici, Mizzo Franceschini lo sa bene, non parliamo mica solo di Firenze, Venezia, Roma e Napoli. Non c'è città, grazie al cielo, e questa è la bellezza dell'Italia, non c'è cittadina, comune, di terra o di mare, che non abbia, costiero o interno, che non abbia un centro storico, che non abbia quella bellezza che è data proprio dalla storia, dalle radici, dall'identità. Ebbene, il commercio è o non è un elemento determinante di quella identità dei centri storici? I centri storici si sono evoluti anche attraverso l'identità che passa dalle attività commerciali che si svolgono, gli artigiani, i librai, i caffè storici, sono o non sono una parte integrante di questo patrimonio? Allora, questo depauperamento ha portato, a proposito delle cause e degli effetti, a effetti estremamente negativi su cinque fronti. Il turismo ha svilito molto la qualità del turismo e giustamente è anche l'offerta che fa la domanda, perché se io offro ad un visitatore prodotti di scarsa qualità, negozi tutti standardizzati, filiere alimentari che sono massificate, ma e cosa volete? Chi volete che venga? Quale turista vi aspettate che venga? La qualità, purtroppo la qualità dei nostri esercizi commerciali si è ridotta molto. La ricchezza che c'era data anche dalla cura che un esercente aveva per il proprio negozietto, l'insegna, l'illuminazione, la vetrina, la legalità. Dispiace dirlo, ma e questo io credo che l'ufficio studi lo può confermare, c'è un parallelismo tra la totale deregulation, l'anarchia, e la riduzione del rispetto della legalità. E per legalità intendo anche la legalità sul lavoro. Io non riesco a spiegarmi come fa un mini market a rimanere aperto 24 ore con sempre la stessa persona che sta lì dentro. E mi sgolo a dirlo ai NAS, ai carabinieri, all'ispettorato del lavoro. È umanamente impossibile. È umanamente impossibile, non posso fare le pulci al commerciante tradizionale e poi dopo non mi accorgo della trave nell'occhio. Poi, al lavoro come fattore produttivo, perché in molti di questi casi della ristorazione takeaway il lavoro diventa il fattore strategico di risparmio. Mentre chi ha un'impresa piccola e tradizionalmente lavora sul servizio, e sappiamo bene che la componente della persona umana nel servizio è decisiva, perché il cameriere, se è scortese, non conosce le lingue, non ti sparecchia bene, non ti apparecchia per bene, alla fine il cliente rimane deluso e dunque è decisiva la risorsa umana per chi ha una ristorazione o un esercizio con un servizio. È chiaro che se tu levi il servizio, levi il lavoro. Ma non solo levi il lavoro, levi la professionalizzazione del lavoro. Diceva bene il presidente, tutti vogliono far poco di tutto. E poi anche il tema della salute, poi gli ultimi tre minuti su quello che abbiamo fatto a Firenze. Il problema è che non essendoci una disciplina, per cui oggi la legge ti dice solo distinguere tra food e non food, punto. E come faccio io a stabilire se un negozietto alimentare veramente mi fa un servizio alla collettività? In qualunque centro storico della città, vedete questi mini market che hanno un pacco di pasta, un litro di latte, un po' di acqua e poi hanno gli scaffali pieni, zeppi di alcolici e superalcolici. E per la legge sono negozi alimentari. Negozi alimentari. Viviamo il paradosso per cui per vendere un pacchetto di sigarette hai bisogno di 27 licenze e per vendere superalcolici come se piovesse in un negozietto di 5 metri quadrati nessuno ti può dire nulla. Non c'è licenze, non c'è autorizzazioni. Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo vedere gli effetti sulla salute dei nostri giovani della distribuzione di alcolici e superalcolici senza nessun controllo? Perché dove non c'è il servizio c'è solo un omino che sta 24 ore c'è il codice della strada che ti dice che dalle 3 di notte in poi non puoi vendere. E ci credo, chi vuoi che... Voglio dire, e si sono imbenzinati alla grande fino alle 3 del mattino, ma alla grande fino alle 3 del mattino, soprattutto i più giovani. E sono tanti i casi di giovani che si trovano al pronto soccorso. Nella nostra città, mi dispiace dirlo, non è una bella pubblicità, però le cose vanno dette, ma vanno anche affrontate. Noi abbiamo avuto l'anno scorso
due casi al giorno di ricoveri al pronto soccorso per abuso di alcolici, con casi anche di coma etilici. E state sicuri che non vanno in coma se in un ristorante, non vanno in coma in un negozio, in un bar dove c'è il cameriere che ti controlla, il cassiere che ti chiede la carta d'identità, il gestore che sta dentro il locale, se vede, c'ha l'occhio, se vede un ragazzotto che è al terzo, quarto, al quinto negroni e gli dice basta, gli dice al cameriere mandalo via. Non succede questo se vai a comprare 3 bottiglie di vodka, 5 bottiglie di vodka in un negozietto alimentare, nessuno ti dice nulla e te lo porti via. Allora, ci sono tante componenti insieme, il turismo, la qualità, la legalità, il lavoro, la salute, tutto insieme nella sfida della tutela dei centri storici. Allora, noi che abbiamo fatto a Firenze? Abbiamo fatto una cosa molto rischiosa e infatti ora i ricorsi al TAR abbondano, però finché noi non decidiamo insieme di governare questi fenomeni, alla fine li governano i giudici dei tribunali amministrativi. E qui la politica ha le responsabilità, perché comunque alla fine qualcuno prende le decisioni e francamente se devo sbagliare preferisco sbagliare io che sbagliare perché me lo dice un giudice amministrativo. E comunque noi abbiamo fatto un regolamento di tutela dell'UNESCO dove prima abbiamo ridotto gli orari di vendita degli alcolici, poi alle 9 di sera non si vendono più alcolici da asporto, mentre negli esercizi pubblici li puoi vendere fino alle 2. Perché? Non perché ci stanno più simpatici gli esercizi pubblici, ma perché, come ho detto prima, hai un controllo maggiore. Ti viene servito il vino a tavola. Se sei in un locale ti viene servito al tavolino, ti viene servito al dehors d'estate quando sei fuori. Non è proibizionismo questo, attenzione, ci hanno detto di tutto, ci hanno detto siamo leghisti, ci hanno detto... Poi abbiamo introdotto un altro elemento nel regolamento UNESCO. Abbiamo detto che non possono più aprire fast food, distributori automatici, pizze al taglio, money change, phone center e quant'altro. Perché? Perché anche qui, se tu non regoli questi fenomeni, Dario Franceschini lo sa perché si è battuto molto su questo tema, la massificazione della globalizzazione... E ben venga, io non penso che i turisti debbano essere mandati fuori dall'Italia a calci nel sedere perché sono troppi, vanno distribuiti meglio, va puntato sulla qualità, il tema della qualità, però dobbiamo offrire a questi turisti un qualcosa che risponda alle loro esigenze, che li stimoli. E quindi noi abbiamo detto, non aprono più questi negozi, io non ho nulla contro, non faccio nomi, sennò poi mi fanno di nuovo causa, mi chiedono altri 18 milioni di euro di risarcimento. Non faccio nomi, non c'ho nulla io contro i fast food, ci porto mio figlio ai fast food. Però, i fast food possono aprire in tanti posti, ma se aprono nei nostri centri storici, ma cosa andiamo a raccontare all'UNESCO sulla tutela dell'identità e delle tradizioni? Dove c'è di tradizionale? Cosa c'è di tradizionale in questo? Così come nella filiera dei nostri alimentari, degli alimenti. Ci hanno criticato perché noi abbiamo messo un criterio di qualità e anche di filiera corta. Però gli agricoltori ci hanno detto grazie. È inutile che facciamo la pubblicità, diciamo che siamo tanti bravi in Italia, abbiamo i prodotti migliori, se poi dopo, attenzione, non facciamo una politica conseguente. Ad esempio, questo non l'ho fatto io, l'ha fatto il mio predecessore Matteo Renzi, nelle nostre mense delle scuole noi abbiamo fatto i bandi, perché distribuiamo 36.000 pasti al giorno ai nostri bambini, prediligendo la filiera corta e il biologico. Ma oltre alle mense ci sono anche i ristoranti. Allora noi facciamo un'alleanza tra il mondo dell'agricoltura, mondo della produzione, amministratori e ristoratori, oppure è difficile fare tante belle politiche se poi al tavolo dai l'olio di oliva che ti fanno in Spagna o peggio ti fanno in Turchia e attenzione, non c'è in qualche modo un criterio preferenziale. Noi l'abbiamo messo. Vuoi aprire un ristorante del centro storico? Bene, io credo una cosa. Che il cibo sia cultura. E se il cibo è cultura, allora come difendiamo i nostri monumenti? Dobbiamo difendere il nostro cibo. Se no siamo incoerenti su questo. E non vuol dire essere conservatori, tradizionalisti. A parte la tradizione è una cosa positiva, secondo me. Tradizio in latino vuol dire trasmettere. Quindi trasmetti valori alle prossime generazioni. La conservazione, fine a se stessa, no. E chiudo davvero. Quindi... Io penso che se remiamo nella stessa direzione possiamo ottenere risultati su larga scala. Spero che la nostra esperienza di Firenze possa essere portata a livello nazionale. Il ministro, devo dare atto, si è attivato tra i primi. Per questo, infatti, ora abbiamo finalmente nel decreto Madia, la Scia 2,
una norma. Mi auguro che il governo la approvi al più presto, spero il ministro Franceschini se ne faccia parte diligente, una norma che attribuisce ai comuni il compito, sentite le soprintendenze, ma anche con le parti, con le rappresentanze economiche, di introdurre limitazioni per salvaguardare e tutelare il commercio tradizionale, l'artigianato e il commercio di qualità. E sulla qualità ci misureremo, va bene. A me, se una grande catena internazionale vende davvero prodotti di qualità, ma li deve vendere per davvero, perché poi vanno fatti i controlli, va benissimo. E a questo coniugare degli incentivi fiscali. Noi abbiamo levato a Firenze, qui c'è l'assessore al bilancio, l'IMU agli affittuari degli esercizi commerciali, e ora speriamo di poter fare anche una politica nel senso che indicava il presidente Stoppani sulla Tari, perché è vero che non puoi solo guardare la superficie. Perché qual è il giochino? Io ho 30 metri quadri, metto 57 tavolini, il cliente appena smesso di mangiare la frutta lo butto a calci fuori, produco il triplo dei rifiuti che produce quello che sta accanto a me, che ha un ristorante comodo, che fa un servizio di qualità e spende un sacco di soldi su camerieri e cuochi. Non va bene questo, bisogna vedere il volume di rifiuti che si producono ed è quello che infatti noi stiamo introducendo su questo. Mi auguro che anche a livello nazionale ci sia un sistema di incentivi fiscali a quei comuni che prediligono il commercio tradizionale nel centro storico. Ecco, quindi io credo che gli strumenti ci siano. Non è vero che noi andiamo contro la liberalizzazione, non è vero che andiamo contro il diritto comunitario, perché l'Unione Europea ha aperto un'eccezione, che è appunto l'eccezione culturale. Se noi consideriamo il commercio, in questo caso il commercio alimentare e la ristorazione e i bar, non delle semplici aziende, ma degli attori di comunità, ovvero dei soggetti che hanno un ruolo che è socialmente e culturalmente rilevante, allora noi usciamo fuori dalla deregulation del sistema della liberalizzazione stabilito a livello comunitario, perché altrimenti l'Unione Europea non ci può chiedere di fare l'una e l'altra cosa. L'Unione Europea non ci può chiedere di tutelare i nostri centri storici e poi ci dice che nei centri storici chiunque può fare quel che gli pare, perché così non funziona. Se vogliamo tutelare il nostro patrimonio non possiamo solo vincolare le pareti, le mura dei palazzi, ma dobbiamo anche salvaguardare quello che si svolge al loro interno, perché se i turisti di qualità vengono a Firenze per andare nell'Oltrarno, per comprare una cornice fatta da un artigiano con amore, con passione, per andare nella vecchia taverna che avevano visto 30 anni fa, dove c'è sempre quel cameriere con i capelli un po' più bianchi ma che ti serve con il sorriso, tutto questo non lo costruisci con la deregulation, lo costruisci con un senso di comunità, e questo lo possiamo perseguire. Se arrivano le norme giuste, noi sindaci siamo pronti a fare la nostra parte e non a liberarci di una responsabilità. Ce la vogliamo prendere, perché ogni giorno usciamo di strada e vediamo quello che succede nelle nostre città. Grazie. Grazie. Grazie anche per la passione che ci ha messo. In teoria il mio ruolo sarebbe stato anche di richiamare il tempo, però insomma sentivo questo entusiasmo, quindi ho detto vabbè, non si può fermare. Allora, Paolo Perrone, per sentire anche da Lecce evidentemente la fatica che si fa non avendo strumenti, come ci ha ricordato Nardella, o avendone molto pochi, per tentare di salvaguardare le tradizioni e la bellezza dei centri storici. Prego. Grazie per l'invito. Io avevo abbozzato una sorta di canovaccio del mio intervento che è stato puntualmente, pienamente bruciato dall'intervento di Dario Nardella, per cui a questo punto mi potrei rimettere a ciò che ha detto lui e chiuderla qui. Diciamo che Lecce ha una peculiarità, cerchiamo adesso di differenziarci. Paolo, devo dire che Lecce è una città straordinaria. Grazie. Per la chiamano a Firenze del Sud. Il derby delle due Firenze. A un certo punto a Lecce un cittadino mi ha detto: guarda, prima o poi chiameremo Firenze la Lecce del Nord. Insomma, va bene. E questo è il nostro obiettivo. Allora, io faccio il sindaco, Dario è iniziato da poco, io faccio il sindaco ormai da 10 anni, quindi diciamo la mia esperienza è alla fine questo percorso, e in questi anni, per chi conosce la città si è fortemente trasformata. Il centro storico di Lecce, che quando io ero ragazzo era la zona disabitata e malfamata della città, oggi è invece la zona più ambita.
Quindi quando noi come ragazzini prima chiedevamo, andavamo alla discoteca di Maurizio Pasca che difficilmente ci faceva entrare, poi almeno a me, poi attraversavamo con le vespette il centro storico per vivere il brivido diciamo, di attraversare il Bronx. Quindi nelle amministrazioni che si sono poi susseguite diciamo, dalla metà degli anni 90 in poi hanno identificato il centro storico come l'asset principale della nostra città per rinforzarne la sua capacità di proposta turistica e culturale. Quindi ci si è iniziati a interrogare come possiamo fare per riqualificare il centro storico non soltanto da un punto di vista urbanistico ed edilizio, ma soprattutto di, come dire, rivitalizzarlo da un punto di vista sociale ed economico. E quindi diciamo che i vincoli che erano stati posti dalle norme tecniche attuazione del vecchio piano regolatore approvato all'inizio degli anni 80, aveva immaginato il centro storico come un luogo, diciamo, da preservare, da conservare, da contemplare. Quindi era un bel luogo dove ci sarebbero stati un susseguirsi di monumenti non vissuti. E quindi paradossalmente erano posti dei vincoli urbanistici per cui non si potevano, che con enormi difficoltà, limitando a pochissime unità immobiliari, attivare attività, proprio attivare iniziative di pubblici esercizi. Quindi paradossalmente in un'ottica di conservazione e contemplazione del nostro monumento diffuso centro storico, il pubblico esercizio era inteso come un elemento di disturbo. Quindi noi ci siamo trovati a confrontarci, siamo in una fase di realizzazione del piano urbanistico generale, quindi stiamo chiudendo quella fase, però ci siamo dovuti confrontare con uno strumento urbanistico che impediva l'attivazione di iniziative di bar e di ristorazione. Qualcuno potrebbe pensare, e quindi questo ha portato a un centro storico nell'ottica del normatore degli anni 80, come dire, poco vissuto, assolutamente abbandonato, recuperato da un punto di vista fisico, ma non da un punto di vista sociale ed economico. Ebbene, è successo esattamente il contrario. Cosa è successo? È successo che le famiglie che avevano abbandonato i palazzi negli anni 60, spostandosi, i palazzi storici, spostandosi nella zona, diciamo, di nuova espansione, hanno fatto marcia indietro, hanno recuperato i palazzi storici, c'è stata una fortuita convergenza di iniziative, il pubblico recuperava gli immobili storici, recuperava il basolato, che negli anni 80 inopinatamente era stato coperto da una scelta della giunta di allora che aveva messo il bitume dappertutto, la Curia è iniziata a recuperare grazie alla collaborazione con la pubblica amministrazione le numerosissime chiese che compongono il centro storico, bisognava dare però, come dire, una vocazione. Riconoscere al centro storico la vocazione storica di centro della vita cittadina. E quindi, grazie ad incentivi, si sono recuperate botteghe artigianali, attività commerciali di vicinato, ma non i pubblici esercizi, perché i pubblici esercizi scontavano quel vincolo. Qual è stato il paradosso? Il paradosso è stato che surrettiziamente, per poter incontrare inevitabilmente quella domanda determinata dal successo straordinario degli ultimi anni del centro storico, la sua capacità di attrazione del centro storico di Lecce, sono nate tantissime iniziative contrabbandate come attività di vicinato artigianali, ma di fatto succedanei ai pubblici esercizi, con il paradosso di cui ha parlato Dario Nardella. Quindi la volontà, avendo identificato nei pubblici esercizi uno strumento, come dire, di disturbo rispetto alla scelta di natura conservativa e contemplativa, si è fatto esattamente, come dire, si è avuto un risultato opposto. Cosa stiamo facendo adesso? Noi abbiamo realizzato un regolamento. Intanto il centro storico di Lecce è diventato anche non soltanto un centro storico
molto, diciamo, denso da un punto di vista abitativo. Lecce ha 93.000 abitanti e ha nel centro storico 9.800 residenti. Quindi diciamo è la zona col maggiore carico urbanistico ormai. È anche quella dove i prezzi degli immobili sono più alti, quindi c'è una ricerca verso il centro storico, non soltanto sul residenziale, ma anche sul commerciale, perché il centro storico di Lecce ha assunto la duplice funzione di centro storico a servizio, centro commerciale della città, a servizio soprattutto dei turisti, ma anche svolge la funzione di grande centro della nightlife, della movida. La Movida leccese e il centro storico di Lecce, se voi fate una passeggiata, e non è solo merito di Maurizio Pasca, diciamo, se voi fate una passeggiata il lunedì di gennaio, troverete il centro storico di Lecce pululante di ragazzi. Questo ha prodotto sicuramente, dal mio punto di vista, più benefici che controindicazioni, ma ha creato, ovviamente, nella convivenza tra residenti e popolo della notte, inevitabilmente, come dire, dei momenti di attrito. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Innanzitutto abbiamo approvato una sorta di... Noi non siamo bene UNESCO, quindi abbiamo dovuto utilizzare degli strumenti diversi. Abbiamo approvato il regolamento della Movida, di fatto con gli elementi che ha elencato Dario. E molti di questi però non sono riusciti a superare la resistenza di ricorsi. Cioè, chi voleva aprire un takeaway, un kebab? E alla luce del regolamento ha avuto il diniego, ha fatto ricorso al giudice amministrativo e il giudice amministrativo si è regolato dicendo, dando ragione al ricorrente. Quindi che noi si lotti a mani nude, questo ormai è, voglio dire, chiaro. E che i presidi invece paradossalmente siano rappresentati soltanto dai sindaci e dalle amministrazioni comunali, quelle che hanno ritenuto di valorizzare i centri storici come luogo, come asset principale per sostenere Lecce, è sicuramente così, per sostenere la capacità di essere attrattivo. Ma cosa abbiamo fatto, visto che ci troviamo oggi in una fase buona, perché stiamo redigendo chiudendo il nuovo piano urbanistico generale e il nuovo piano strategico del commercio? Abbiamo immaginato invece di utilizzare proprio la apertura verso i pubblici esercizi come un modo per arginare questa deriva. E quindi il nostro nuovo piano urbanistico generale, il centro storico, viene visto come luogo preferenziale per insediamento dei pubblici esercizi, con tutte le caratteristiche che ha detto Dario, che sono quelle della qualità, che sono quelle della legalità, che sono quelle tutela e proposizione delle nostre tradizioni enogastronomiche nel Salento. Sono forse meno nobili da un punto di vista della riconoscibilità internazionale, ma degne di nota quasi quanto quelle toscane. E quindi attraverso la realizzazione, il superamento di quel vincolo, e quindi attraverso l'apertura verso i pubblici esercizi e non i negozi di vicinato camuffati da pubblici esercizi, e non le attività artigianali camuffate da pubblici esercizi, che è stato, diciamo, il prezzo che noi abbiamo dovuto pagare a quella cattiva impostazione normativa. Noi attraverso i pubblici esercizi siamo convinti di recuperare tutto quello che Dario ha detto. E quindi una offerta che sia un'offerta equilibrata, un'offerta che si pone di intercettare un turismo particolare, che è il turismo che più ci sta a cuore, è quello che ovviamente viene senza consumare il territorio, rispettando il territorio, anche, come dire, riconoscendo in termini economici e di fatturato volumi interessanti, rispetto a quello che arriva, fa casino, consuma territorio e lascia ben poco sullo stesso. Quindi la formula del nuovo piano regolatore delle norme tecniche di attuazione, che intravede proprio nel pubblico esercizio, oggi io mi auguro nei prossimi anni di vedere tantissime piccole trattorie, bar e ristoranti ritornare nel centro della nostra città, grazie alle opportunità che a tantissimi operatori fino adesso non sono state date, e per incontrare quell'offerta hanno dovuto, come dire,
trovare degli escamotage e molto spesso poi combattere con la nostra polizia amministrativa che di tanto in tanto inevitabilmente deve fare delle verifiche, deve controllare che se tu c'hai una salumeria non puoi avere 20 coperti fuori dalla stessa. Questo è evidente. Siamo convinti che attraverso questa, diciamo, cambio normativo faremo sicuramente un passo avanti, grazie appunto agli operatori del settore. Rimane il fatto, e qui mi associo a quello che ha detto il presidente Stoppani, a quello che ha ribadito con forza Dario, è che senza un intervento chiaro normativo noi saremo costretti comunque a combattere a mani nude. E quindi i risultati potrebbero essere non in linea con ciò che noi tutti insieme ci aspettiamo. Grazie. Ma vedi che malgrado la precedente illustrazione molto, molto densa, è riuscito ad aggiungere altri argomenti che adesso tra l'altro giriamo a Filippo Sugar, presidente della SIAE, soprattutto riguardo all'accenno che è stato fatto, si è detto la nightlife, oppure movida, la parola italiana proprio non la troviamo per questa definizione, non c'è verso, e mi chiedevo il contributo quindi dell'intrattenimento e della musica per fare in modo che tutto questo non abbia naturalmente tutti gli effetti degenerativi di cui si parlava prima, negativi per la città, ma ci diceva Paolo Perrone prima, quando vedo comunque anche un lunedì sera il centro pieno di ragazzi, la considero fondamentalmente una cosa positiva. Come si fa però a evitare che la parola movida, nightlife, ci sia una ulteriore invece definizione con un aggettivo magari negativo? Prego. In italiano magari. Ma intanto grazie a tutti e devo dire che è un dibattito molto interessante, la relazione l'ho trovata veramente interessante. E direi questo, partirei da questo. Noi non dobbiamo essere provinciali. Noi spesso abbiamo l'idea che tutto quello che c'è fuori dall'Italia sia molto meglio di quello che riusciamo a fare noi. E in passato abbiamo avuto un atteggiamento simile anche da un punto di vista, diciamo, politico e normativo. E così non è. Noi abbiamo alcune cose che tutti ci invidiano, alcune cose per le quali il mondo desidera venire qui, stare da noi, visitare le nostre città, eccetera. Cioè il nostro modello non è da buttare, non è da calpestare completamente in virtù, diciamo, per seguire un modello anglosassone completamente diverso. Io sono appena reduce da Londra, dove mia figlia ha iniziato a studiare, e devo dirvi che ho visto di giorno nelle strade vicino a Trafalgar Square, quindi non stiamo parlando di zone degradate o periferiche di Londra, delle scene che io non ho mai visto a Milano, a Firenze, a Lecce, cioè dei ragazzi giovanissimi completamente sbandati per strada, barcollando, sbronzi, ubriachi, drogati, non lo so, ma veramente una scena nell'indifferenza più totale, no? Ma per prendere la metropolitana, per prendere la stazione, non angoli, una ragazza alla mattina in una cabina telefonica di quelle rosse inglese, tutta, come dire, accovacciata, delle scene incredibili. Sono rimasto colpito, e comunque io per lavoro ho girato tanto, ho studiato all'estero, ho vissuto all'estero, quindi non pensavo. Quindi non c'è un modello, come dire, così straordinario fuori da noi, per cui noi dobbiamo a tutti i costi seguire questo modello. E per questo il dibattito di oggi è interessante, perché vogliamo coniugare alcune tradizioni che hanno consentito alle nostre città di essere vivibili, sicure, e anche hanno consentito, diciamo, a noi di vivere bene, con chiaramente il mercato, l'apertura economica e tutto ciò che ne consegue, quindi la ricchezza e la crescita. Ma bisogna coniugare, non bisogna spazzare via una credendo di avere una ricetta, diciamo, perfetta per la crescita da prendere altrove. Quindi l'idea che i pubblici esercizi, con la loro cultura del servizio, con i loro prodotti di qualità, con la tradizione, contribuiscono all'identità dei nostri centri storici e quindi all'attrattività dei centri storici per il turismo e alla sicurezza, credo che tutti quelli che oggi sono qui e molti anche fuori di qui ne possono convenire. Come facciamo a dare una mano alla crescita anche imprenditoriale dei pubblici esercizi? Ci sono tanti aspetti che avete toccato e ovviamente
io non sono un esperto di quelli, ma credo che ci sia un'opportunità anche nell'utilizzo della cultura. Cioè credo che la cultura, la musica, la letteratura e anche altre arti possono essere un volano per la crescita delle vostre attività. Facciamo degli esempi, diciamo la musica, si può avere in un pubblico esercizio la musica, la radio in sottofondo, è molto semplice, sicuramente è meglio avere un po' di musica che non avere nulla, sia per le persone che ci lavorano, sia per i clienti, però si può fare anche un passo in più, si può cercare di dare un'identità al pubblico esercizio scegliendo un tipo di musica piuttosto che un altro, tanti generi diversi ci offrono questa possibilità. Si può andare anche oltre, si può decidere che possiamo fare della musica dal vivo, perché riteniamo che possa essere un ulteriore elemento come dire, di servizio. Quando andiamo a Venezia vediamo il Caffè Florian, che ha un dehor incredibile di centinaia di tavoli con un pianoforte, un tenore, ci rendiamo conto che c'è una sinergia proprio di brand molto forte tra il pubblico esercizio, il servizio, ma anche la musica, la cultura, il luogo, chiaramente. Quindi diciamo questo è solo un esempio, piuttosto che il Blue Note dove si fa jazz e dove la musica anche lì contribuisce all'identità e al branding e quindi, come dire, dà ricchezza al pubblico esercizio. Ma forse si possono fare anche altre cose, cioè si può usare i pubblici esercizi anche per fare dei reading di poesie. Mi viene in mente un premio letterario famoso che nasce in un ristorante, il premio Bagutta, che nasce a Milano in una trattoria, piuttosto che esporre delle opere d'arte, diciamo dei quadri o delle sculture all'interno di un pubblico esercizio. Cioè usate la cultura, gli artisti, gli autori italiani per dare identità e generare interesse al vostro pubblico esercizio. È un discorso che può, diciamo, aggiungere qualità. Noi come SIAE, chiaramente noi come nuova SIAE, come cerco di raccontare in tutte le occasioni, cerchiamo di fare questo cambiamento, di aiutarvi in questo cambiamento. Noi non siamo una tassa da pagare, noi siamo un modo molto semplice e legale per poter accedere ai contenuti culturali che possono migliorare la vostra attività. Questo è quello che noi vogliamo fare. Abbiamo concluso un nuovo accordo con FIPE, con il presidente Stoppani, che credo partirà l'anno prossimo, molto innovativo, di grande semplificazione, in modo che rispetto al passato è un accordo che semplifica, rende tutto molto più semplice e più trasparente. Dobbiamo aiutarvi ad accedere in maniera semplice ai contenuti culturali. Io spero che voi possiate usare i contenuti culturali, la musica, la letteratura, eccetera, per migliorare le vostre attività. Grazie. Grazie davvero. Allora, direi che a questo punto la panoramica è più che completa. Abbiamo toccato davvero tutti gli aspetti possibili. Adesso davvero c'è da mettersi a lavorare anche per la vostra possibilità di sostegno ad alcune iniziative legislative. Il ministro Franceschini ci ha ascoltato, è stato evocato più volte nel dibattito, quindi è il suo momento per un intervento. Prego. Grazie davvero, veramente, dell'invito, dell'opportunità di questo dibattito con molte sintonie, quindi ringrazio in particolare il presidente Stoppani, perché anch'io trovo che la sua relazione sia totalmente condivisibile, piena di battaglie comuni che possiamo fare, naturalmente ognuno nel proprio ruolo e per le sue competenze, dentro un disegno che è davvero un disegno che il Paese sta cominciando a riconoscere. E alcuni di voi si ricorderanno che 2 anni e mezzo fa ormai, quando stavo andando al Quirinale a giurare per il ruolo di Ministro della Cultura e del Turismo, i giornalisti, che sapevano che ho fatto molte altre cose nella mia vita parlamentare e politica, mi hanno detto: adesso come si sente a fare il Ministro della Cultura?
E io istintivamente ho risposto: mi sento chiamato a guidare il ministero economico più importante del paese. Per me non era una battuta, era davvero, insomma, cercare di spingere anche i non addetti ai lavori alla consapevolezza che abbiamo perso decenni rispetto a un investimento del sistema paese su questo. Sapendo che nel mondo della globalizzazione le carte della competitività che possiamo giocarci non sono più le stesse di 30 anni fa, 40 anni fa. E quindi nel mondo della globalizzazione ogni paese deve investire su quello che ha di più unico, di più originale, di meno imitabile, e noi abbiamo questo straordinario patrimonio, che è il patrimonio materiale e immateriale, non soltanto delle generazioni, quello che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, ma anche un patrimonio straordinario di creatività di giovani generazioni. Mi pare che via via questo percorso si sia un po' venuto, sia cresciuta la consapevolezza. Forse altro che nelle scelte di parlamentari, anche condivise, in un momento in cui è difficile condividere cose in Parlamento tra maggioranza e opposizione, è un settore su cui ci sono state diverse volte, sono stati provvedimenti condivisi. Abbiamo il bilancio del mio ministero che era stato tagliato per anni, per 15 anni circa, e nel 2016, la legge di stabilità dell'anno scorso ha avuto un aumento sul 2016 del 37%. A questo si sono aggiunti gli investimenti del miliardo del CIPE sugli investimenti sul patrimonio culturale. Per darvi una dimensione, io sono arrivato al ministero che avevo 36 milioni per il patrimonio, per la manutenzione del patrimonio vincolato del paese, cioè quello che basta per il tetto di una chiesa di campagna. Adesso, tra CIPE, gli interventi straordinari, eccetera, siamo in 3 anni a 1,8 miliardi. Quindi, insomma, c'è stata un'inversione di tendenza, confermata nella legge di stabilità di quest'anno, con molte conferme, compreso la CAR dei diciottenni e interventi in crescita, in particolare, come cose le dirò, sul turismo. Mi pare che finalmente il paese abbia questa consapevolezza. Se facciamo il piano strategico del turismo, è stato costruito su questa prospettiva, è stato scritto insieme, perché io ho chiesto subito dall'inizio che non ci fosse un piano scritto insieme ai livelli pubblici istituzionali, ma fosse scritto insieme dalle organizzazioni di categoria, le regioni, i comuni, sì, tutto, e alla fine è stato votato all'unanimità nel Comitato Permanente del Turismo. Adesso dovrà andare al parere delle commissioni parlamentari e poi torna in Consiglio dei Ministri. Ma abbiamo qualche cosa di condiviso in cui, avendolo scritto insieme, poi ognuno farà la propria parte, e parte da alcuni concetti che sono totalmente al centro della relazione di Stoppani, che sono, insomma, il modello di turismo che abbiamo in mente, sapendo, lo dico perché sennò parliamo sempre delle cose che ci abiliscono e non di quelle che invece ci devono motivare. Il nostro tema dei prossimi anni è governare la crescita, perché noi abbiamo avuto numeri in crescita del turismo internazionale anche negli anni della crisi. Adesso è tornato il turismo interno. Questa mattina, non so se ieri, sono sui giornali questa mattina, Federculture ha pubblicato i dati dei consumi culturali del paese. Naturalmente non hanno avuto un grande spazio oggi, ma io ve li rileggo per dire che cos'è avvenuto. Naturalmente non sto dicendo in merito del governo, diciamo che dopo un lavoro di 2 o 3 anni, tutti insieme, musei e mostre più 7%, teatro più 4%, biglietti e concerti più 6%, giornali e periodici più 3,1%, libri più 0,6%, viaggi più 4,5%, cinema più 4,1%. Cioè, dopo anni, in cui anche per gli anni della crisi era stato tagliato tutto il consumo culturale, facendoci vivere in questo schema assurdo, paese che si vanta di questo straordinario patrimonio culturale, e poiché va al cinema meno di altri, va al teatro meno di altri, sono dati di inversione di tendenza, si torna a investire in questo settore. Allora, il piano strategico del turismo punta su 2 punti. Uno, l'Italia come museo diffuso. Noi dobbiamo uscire da questo schema paradossale per cui abbiamo alcuni luoghi italiani, naturalmente i più conosciuti nel mondo, che hanno il problema di sovraffollamento. Lo sa Dario, alcune parti del centro storico di Firenze, alcune parti del centro storico di Venezia, alcune parti del centro storico di Roma, e la stessa città, quelle stesse città, le grandi capitali dell'arte, in alcune, a pochi metri di distanza, hanno luoghi o musei o quartieri che non hanno turismo internazionale, e altre parti del paese in cui il turismo internazionale proprio non arriva. E ognuna di queste, il piccolo borgo, la città d'arte, il luogo di bellezza naturale, in un altro paese sarebbe un attrattore turistico culturale di centinaia di migliaia di persone.
Allora, primo obiettivo, sapendo che noi dobbiamo governare la crescita, cioè il turismo internazionale crescerà enormemente nei prossimi anni. Fosse altro perché l'Italia è la meta desiderata di viaggio prima in tutti i paesi del mondo. Io ho fatto recentemente due paesi emergenti, Messico e Cina, parliamo di milioni di persone, decine di milioni di persone che ogni anno da quei paesi, soprattutto dalla Cina, entrano nel mercato internazionale senza essere mai usciti prima. E tutti hanno voglia d'Italia. Voglia di mangiare italiano, di vestire italiano, di sentire musica italiana, di vedere cinema italiano, di comprare prodotti italiani, di venire una volta almeno nella loro vita a vedere bellezza italiana. Quindi, primo punto, museo diffuso non è più un'opportunità da distribuire, è un'esigenza, perché alcuni luoghi non ce la fanno più. Se milioni di persone vogliono vedere contemporaneamente la Fontana di Trevi, o Ponte Vecchio, o il Ponte di Rialto, non ce la possono fare, quindi c'è l'esigenza di moltiplicare gli attrattori di turismo e di turismo internazionale. Secondo, un modello di turismo che non sia il modello mordi e fuggi, ma sia il modello di turismo che viene in Italia perché cerca l'eccellenza. L'eccellenza nell'arte, l'eccellenza nel cibo, l'eccellenza nello shopping, l'eccellenza nell'offerta culturale, l'eccellenza nella moda. Viene in Italia, c'è un turismo che viene in Italia e viene a spendere. Non presto usciranno dei dati che dimostra che c'è un'inversione di tendenza anche su questo, non è soltanto crescono gli arrivi, ma cresce anche la spesa pro capite, quindi abbiamo margini enormi ad andare in quella direzione. Quel tipo di turismo, non quello che scende dalla grande nave con la bandierina, fa Piazzale Roma, Ponte di Rialto, tutti lo stesso itinerario peraltro, Ponte di Rialto, Piazza San Marco, torna indietro, non prendono nemmeno un caffè, non approfondiscono, non consumano. Noi abbiamo bisogno di un altro tipo di turismo, anche nelle grandi capitali dell'arte, ma soprattutto in Italia, che vengono a cercare, vengono per restare, vengono per spendere, vengono perché c'è l'eccellenza. Ed avere tutto mescolato, perché nelle ragioni di viaggio ci sono degli studi molto interessanti, mentre i turismi più antichi, più maturi, Europa, Stati Uniti, la prima motivazione di viaggio è l'arte e la cultura, ma nei turismi nuovi, cinesi, russi, anche altri tipi di turismi che stanno entrando, insomma, con milioni di persone nel mercato del turismo globale. La prima motivazione di viaggio magari è l'enogastronomia, o è la moda, lo shopping. E noi abbiamo l'eccellenza in tutti questi campi, se li mescoliamo insieme e puntiamo a livello alto quello che spende, abbiamo numeri enormi, enormi di potenzialità di crescita. Quindi, in questo schema capite bene che il commercio e la qualità del nostro commercio e la capillarità della nostra distribuzione commerciale sono una parte non soltanto della potenzialità dell'offerta turistica, perché se guardiamo anche nei comportamenti individuali, usciamo dai grandi macronumeri, nel comportamento individuale quando vai in una città, ma vai a vedere il museo, ma vuoi anche andare nella strada dello shopping, vuoi mangiare bene e gustarti i prodotti tipici. Noi dobbiamo davvero mescolare, quindi io qui mi sento francamente più come ministro della cultura che come ministro del turismo, perché penso che il commercio italiano, la tradizione gloriosa dei mestieri, dell'offerta commerciale di qualità e il modello di distribuzione italiana sia un pezzo dell'offerta culturale del paese, sia un pezzo dell'identità del paese, senza la quale l'Italia sarebbe una cosa diversa. Forse diventerebbe un enorme, in questo senso, museo, in cui è tutto immobile, tutto finto, ma gli esercizi commerciali italiani sono quelli che rendono vera l'esperienza. E guardate che il turista di oggi chiede esattamente questo, lo chiede anche quando entra in un museo, figuriamoci quando va in un centro storico, non vuole vedere, non vuole più vedere. Non è più il turista che vuole vivere un'esperienza. La straordinaria potenzialità che abbiamo noi lavorando sugli hotel diffusi, lavorando sui cammini, su tutte queste forme di turismo lento e intelligente, è perché sono persone che vogliono vivere un'esperienza. E anche l'ospitalità italiana, che sembrava un limite, avere alberghi piccoli, la tradizione delle pensioni familiari, guardate che il modello vincente nel mondo è questo. È offrire a un turista che arriva in Italia, non di entrare nell'hotel della grande catena, servono anche quelli, per carità, ma in cui è tutto uguale. Quando sei dentro non ti ricordi esattamente, ma puoi avere una confusione spazio-temporale, sei a Hong Kong, sei a Roma, sei a Milano, ma entrare nei luoghi della tradizione, dove vivi l'esperienza di... perché il desiderio nel mondo è vivere all'italiana, e il commercio è il cuore di questo. Quindi, davvero mi sento che, insomma, ci sia un obbligo di occuparsi di questo settore, come ministro della cultura, ancora più che come ministro del turismo. Abbiamo fatto alcune cose, alcune sono state citate, sono a un buon punto di,
di maturazione, io non voglio mai dire gatto finché non è nel sacco, ma insomma tempi molto brevi, partendo proprio dalle cose che ha raccontato molto bene Dario, che ha raccontato anche il sindaco di Lecce. Le liberalizzazioni avevano una funzione, per carità, ma hanno portato anche a delle conseguenze negative. Se i nostri centri storici diventano tutti uguali, per cui hai tutte le stesse catene, vedi chiudere la bottega tipica riconoscibile di quel luogo e sostituita da un distributore automatico di bevande o da un negozio, insomma, si perde l'identità. Non è soltanto un problema di aiutare i singoli commercianti a fare il loro, si perde l'identità di quel luogo, la diversità di quel luogo, in un mondo che tende a uniformare tutto, tutto e tutto uguale, e l'Italia deve difendersi da questo, perché la sua forza difende l'identità. E quindi, primo punto, in un decreto legislativo già approvato in Consiglio dei Ministri, che ha già avuto il parere delle commissioni parlamentari, ci sarà una norma, c'è una norma, e è questione di tempi veramente brevi, se il Parlamento ha fatto alcune osservazioni, sono gestibili, che prevede che i sindaci possano identificare delle aree di particolare valore storico-culturale nei quali poter dire di no a determinate tipologie di negozio. E quindi un sindaco potrà dire no, io non voglio sostituire la bottega che vende prodotti alimentari tipici con un distributore automatico. E questo insomma è uno strumento che mettiamo a disposizione del sindaco esattamente per tutelare quel tipo di attività, e spero che i sindaci le usino. Dico spero che i sindaci le usino, perché per esempio è stata invocata per molto tempo la possibilità di spostare i venditori ambulanti da una parte all'altra delle città. La norma c'è, finora è stata utilizzata poco. Io spero che questa norma i sindaci la usino con determinazione, perché si tratta di difendere l'identità delle città. Ognuno di noi, compreso il sottoscritto, e ogni volta che torno a Ferrara provo una ferita quando vedo un negozio che era un pezzo dell'identità della città, che è stato trasferito, magari conservando l'insegno, gli arredi, perché ci sono i vincoli sul valore artistico del bene, ma sostituito da un negozio totalmente anonimo. Quindi, primo punto, questa norma in breve arriverà in porto. Secondo, abbiamo cambiato, forse lo avrete già registrato nelle vostre attività, nella riforma del mio ministero non ci sono più tre soprintendenze, una che si occupava del muro, beni architettonici, una che si occupava del quadro attaccato al muro, beni artistici, una che si occupava di quello che c'era sotto il muro, beni archeologici, facendo insomma molto spesso pareri diversi tra di loro, complicazione. Adesso c'è già un'unica sovrintendenza, viene fatta un'unica domanda, i problemi si risolvono dentro la sovrintendenza e viene dato un unico parere. E questo è un bel contributo alla semplificazione. E sono già portati in Consiglio dei Ministri, anche questo secondo il percorso, questo è un DPR invece, il percorso dei pareri delle commissioni parlamentari, una norma, l'ha citato il Presidente, che fa in modo, ma lo dico anche dal punto di vista della pubblica amministrazione, soprattutto perché adesso c'è silenzio assenso, fa in modo che un sovrintendente si occupi delle cose, si direbbe il core business parlando di azienda, delle cose rilevanti, e non si occupi invece del colore delle sedie di plastica in una piazza. E che quindi anche questa norma differenzia, semplificando e togliendo l'obbligo di parere, tutte le strutture sostanzialmente mobili, per lasciare il parere invece sulle strutture che acquistano un carattere permanente. Da questo punto di vista avranno una grande... E io sono il primo sostenitore, discuto anche con alcune delle mie strutture, le città sono belle se sono vive, e le città sono vive se hanno i tavolini nelle strade. Poi c'è il modo di farle, l'arredo urbano, la mobilità, la sicurezza, ma sono belle se sono vive. E dove si toglie una macchina parcheggiata, una fila di macchine parcheggiate, e ci si mettono dei tavolini di un ristorante o di un bar, la città diventa viva, è il miglior antidoto contro l'insicurezza e la paura dei quartieri. E nella legge di stabilità di quest'anno, quindi è già una risposta alle richieste che faceva il Presidente, c'è una novità importante. La legge di stabilità è approvata con il Ministro, come sapete, nei giorni successivi, poi si scrive il dettaglio delle norme prima di mandare in Parlamento. C'è una norma importante che va a incidere su quel tax credit che avevamo fatto sulla ristrutturazione delle strutture alberghiere, che ha funzionato molto bene, ma era un click day, cioè c'erano delle risorse limitate, quindi i primi che sono arrivati hanno preso e gli altri no. Questa volta si fa un'operazione veramente importante e costosa per lo Stato, ma è giusto che sia così,
il tax credit per le ristrutturazioni delle case, il bonus di ristrutturazioni, viene esteso alle strutture alberghiere. Non c'è un limite. Chi farà domanda potrà usufruirne come tax credit. Questo credo che sarà un bel contributo. Io sto ragionando, perché qui c'è sempre tra le esigenze, i conti, il Ministero dell'Economia. Vorrei estenderlo ad altre strutture ricettive, stiamo discutendo in queste ore, poi ci sarà il percorso parlamentare, ma insomma è un aiuto sostanzioso che consentirà di rinnovare il nostro patrimonio di strutture ricettive. Non bastano queste cose, no. Io penso che ne serva un'altra, anche qui i sindaci ne facevano riferimento. Penso che serva una scelta legislativa dal punto di vista degli incentivi fiscali. Perché se è importante, come è stato detto, di una bottega, di un negozio, di un'attività commerciale, è importante il valore sociale, perché difende l'identità e la qualità, la bellezza dei nostri centri storici, ma anche perché sono luoghi di vita. Perché un quartiere che viene privato di qualsiasi attività commerciale è un dormitorio, e quindi è importante anche non parlare solo dei centri storici, ma difendere la presenza di spazi commerciali nelle periferie, perché i luoghi di incontro, è un esercizio commerciale, un luogo di incontro è quello che ti trasforma un luogo dove le persone dormono vicine senza conoscersi in una comunità dove le persone si incontrano, si scambiano, nascono sensibilità comuni. Se è così, io penso che lo Stato e i comuni, ma attraverso lo Stato, debbano anche immaginare di rinunciare, perché se è importante tenere un negozio di frutta in una zona della città o in un quartiere periferico, io penso che gli si possa dire che tu non paghi, vedremo che cosa, o paghi in forma ridotta, e l'IMU e la Tari lo vedremo. Ma sicuramente se c'è un valore sociale, lo Stato, il valore sociale e l'importanza di mantenere quell'esercizio commerciale, al di là del suo valore commerciale, ma l'importanza di mantenere quell'esercizio giustifica anche un intervento diretto attraverso sgravi fiscali da parte del pubblico. Non è, lo dico, non è nel materia della legge di stabilità di quest'anno, siccome io spero che le cose vadano tutte bene nel mese di dicembre e il governo prosegua fino alla fine della legislatura, sarà uno dei temi che io personalmente porrò per il 2017. Insomma, in tutto questo chiudo, io penso che il pubblico, per un settore come quello dei pubblici esercizi, in generale del commercio, naturalmente deve fare regole, semplificazioni, incentivi, tutto giusto, ma la prima cosa è aumentare la domanda. La prima cosa è aumentare la domanda, e quindi tutto il lavoro che noi stiamo facendo anche nella parte cultura punta ad aumentare la domanda, e se si aumenta la domanda, poi il mercato, cioè voi siete in condizione di rispondere. Guardate, molte cose che sembrano scollegate tra di loro non lo sono. Se nei musei italiani sono solo quelli dello Stato, che sono il 10% di quelli di tutti i musei che ci sono, chiesa, comune, eccetera, sono andate 5 milioni di persone in più nel 2015 rispetto al 14, e nel 16 i dati sono ancora in crescita, e il 16 non è l'anno di Expo. Se ogni domenica di ingresso gratuito nei musei vanno ormai nei musei 5, 600, 700 mila persone, quelle sono persone che quando vanno al museo gratis poi si prendono la macchina, si fermano al bar, si fermano al ristorante, vanno nel bookshop del museo. Se avrete visto questa cosa del cinema 2 euro il mercoledì sera, cui ho dovuto discutere molto perché c'è una resistenza, che impatto ha, che impatto no, alla fine esercenti, distributori, produttori hanno accettato, ha fatto 600.000 persone il primo mercoledì, ha fatto 1.800.000 persone il secondo mercoledì di ottobre, cioè ha fatto 250.000 persone in un giorno feriale di ottobre più di Natale, e il dato positivo è che ha trainato gli incassi anche nel weekend successivo, perché trovate, se tu vai al cinema, tanto in gran parte sono ragazzi che si organizzano, vai al cinema e scopri che è bello andare al cinema, lo consigli, entra a far parte della tua vita, quindi trai anche il resto. Ma se vanno 1 milione di persone al cinema, beh, quelle sono persone che prendono la macchina, che vanno a mangiare, che comprano quando vanno al cinema. Quindi è tutto un meccanismo di crescita che in particolare nel nostro paese deve avvenire attorno a questo, cioè attorno alla vocazione dell'Italia, all'Italia che investe su se stessa, come ha detto il Presidente, che investe sulla bellezza. Se condividiamo, come mi pare, con voi questi obiettivi, poi ognuno farà semplicemente il suo dovere e tutti insieme cambieremo il nostro futuro. Grazie Ministro. Ci fa piacere che vorrei stare con noi ancora 5 minuti, abbiamo una
Veloce conclusione da parte di Stoppani, poi dobbiamo dare 5 riconoscimenti, ci fa particolarmente piacere alle imprenditrici FIPE, prego. No, vabbè, aggiungere qualcosa si rischia sempre di banalizzare e di rovinare. Allora, stamattina sono molto confortato, lo spero che lo siano anche gli imprenditori e i rappresentanti sindacali qui presenti, perché abbiamo avuto numerosi buoni esempi di buona politica e questo conforta, perché insomma i nostri rappresentanti della politica, spesso criticati, oggi hanno dimostrato qualità, preparazione e anche quella grinta necessaria per superare le difficoltà. L'obiettivo successivo è quello di dare i guanti ai sindaci, visto che hanno parlato di mani nude, ma al riguardo il ministro ha dato delle buone anticipazioni, insomma, per cui la stima e l'apprezzamento che diciamo al ministro, insomma, non è convenibile, l'ho dichiarato già in altre occasioni, è un ministro, insomma, che sta lavorando e gli effetti, i numeri che ha rappresentato anche oggi sono la dimostrazione dell'impegno e della qualità che ci mette nel suo ruolo e ovviamente non possiamo che augurargli di continuare con la stessa intensità. Abbiamo ricevuto anche dei suggerimenti commerciali da Filippo Sciuga della SIAE e ovviamente poi qui ovviamente il suo obiettivo è di avere dei ristori in termini di royalty, ma al di là delle cattiverie nei confronti della SIAE mi fa piacere che la presenza di Filippo, perché conferma una rinnovata collaborazione con la SIAE fatta non solo per gli interessi ma anche per i valori che caratterizzano le nostre due istituzioni. Il ministro ci ha lasciato un assegno in bianco, insomma, su quelli che sono i bonus fiscali che gli manderemo all'incasso. E chiudo raccomandando al ministro, lo dico con grande sentimento, mi raccomando i balneari. All'interno di questa assemblea ci sono i loro rappresentanti che volevano che su questo argomento ci mettessimo anche non solo l'interesse ma anche il cuore. E l'ultima mia considerazione è l'invito a riprendere, ad approfondire e a monitorare nel giusto modo un problema che è vero, reale, forte, come ho detto nella mia relazione. Grazie e andiamo avanti con... Andiamo con i premi. A questo punto invito a raggiungerci una per volta le imprenditrici che sono state premiate, selezionate da FIPE per il loro speciale contributo. Il premio è contro la dottoressa Antonella Zambelli, presidente del gruppo Donne FIPE. Allora cominciamo però dalla prima premiata, mentre chiamo la dottoressa Zambelli a raggiungere, la presidente Zambelli a raggiungerci. E cominciamo con Nicoletta Gargiulo, sommelier. È stata scelta perché una delle due sole donne ad aver vinto il titolo. Certo, mi sono piaciuto, è stato già chiamato per partecipare, aiutarci nella premiazione. E Nicoletta Gargiulo ci può raggiungere. C'è un comitato di premiazione molto ampio. La motivazione è un giovane talento che ha saputo promuovere e valorizzare l'Italia del vino. Complimenti, congratulazioni. L'Associazione Italiana Sommelier lo scorso anno ha compiuto 50 anni di storia, quindi ci fa piacere, diciamo, consegnare al Ministro il libro che racchiude appunto 50 anni di storia dell'Associazione Italiana Sommelier. Grazie. Un doppio scambio. Anche il Sindaco Perrone è sommelier, membro dell'Associazione, ci tiene a ricordarcelo. Nardella è un pervenuto, ma comunque un buon cliente. Io posso suonare il violino ai tavoli nei ristoranti, se volete. Però se Perrone offre il vino, si mette in piedi. Chiamo Federica Luni, della pasticceria Estense di Padova. Una professionista che ha saputo trarre ispirazione dalla tradizione senza rinunciare all'innovazione. Prego. Consegnate il premio.
Ci mancherebbe. Io questo premio lo dedico a tutti i miei colleghi che si sono trovati ad affrontare un passaggio generazionale in un periodo non proprio favorevole. E quindi ci siamo trovati questa azienda di famiglia, nel mio caso la quarta generazione, e ci siamo trovati a dover mantenere il patrimonio che ci è stato trasmesso e nonostante ciò svilupparlo in questo periodo. Quindi veramente lo dedico col cuore a tutti i miei colleghi. Cognome importante nel vino, Daniela Mastro Berardino, azienda vitivinicola Terre d'Ora di Montefusco, quindi in provincia di Avellino. Una profonda innovatrice della cultura vitivinicola nel nostro mezzogiorno. Volevo semplicemente dire che io vengo da una grande tradizione familiare, ma sono, diciamo, il volto di un nuovo percorso imprenditoriale, per cui a questo punto lo dedico il premio a tutti quei nuovi imprenditori che, pur nascendo in famiglie, aprono nuove strade, nuovi percorsi. Credo che sia il modo migliore per rendere merito a questo premio che avete voluto assegnare, dico modestamente, alla mia persona. Grande azienda. Andiamo in provincia di Rovigo. Petrazza Grimani, la pizzeria Arcobaleno, e il premio del riconoscimento va a Claudia Tosello, una professionista che ha creduto molto nel valore della formazione. Ora quindi ci spiegherà il senso di questa scelta. Grazie di questo premio. Anch'io volevo dire due paroline. La strada difficile è stata anche per noi pizzaioli, che ci siamo trovati di fronte a tante cose non vere, come hanno detto, e io con dei miei colleghi abbiamo deciso di fare un percorso di qualità, di digeribilità e di cose buone, anche se non è facile, ma dedico anche a loro, anche se non sono qui. Grazie. Viviana Varese è impegnata direttamente nel ristorante Alice nell'ambito di Italy a Milano, una donna che interpreta la cucina con impegno, competenza e creatività. Bravissima. Grazie, sono molto onorata. Vorrei dire due parole al Ministro, mi è piaciuto tantissimo e penso che anche il Ministro Martina sta facendo un grande lavoro, perché la cucina, il cibo è molto legato anche all'ambiente, alla sostenibilità, al mare poco produttivo che abbiamo in questo momento. Io dedico il mio premio ai miei 54 dipendenti, più della metà sono donne, e lo dedico soprattutto alle donne che lavorano con me in cucina. Grazie. Due parole io. A questo punto io rappresento l'imprenditoria femminile Fipe Rosa, e di questo devo semplicemente dire grazie al nostro presidente Lino, perché è stato lui che mi ha dato la forza per promuovere tante cose. Noi ci stiamo dedicando tantissimo, seguendo anche le FIPE, Food, e ci siamo. Innovazione, siamo innovativi alla grande noi donne. Il peso dell'imprenditoria femminile, non ci crederete, ma è notevole nel nostro settore. E poi l'etica è quello che il nostro presidente Lino mi ha imposto tassativamente, perché veramente, se non riusciamo a formare le nostre donne, ma noi, il nostro personale, all'accoglienza, perché il lavoro non si fa solo in cucina,
ma si fa anche in sala, e il valore della sala deve darsi importanza, perché non c'è come saper accogliere, saper cogliere anche le esigenze del cliente per avere i nostri locali pieni. Grazie, chiudiamo qui. Grazie soprattutto a chi ha partecipato alla tavola rotonda.